Buon pomeriggio, eccoci nuovamente live in diretta per il nostro appuntamento caldo di questo pomeriggio, appunto il main event della Tax TV Week, la nuova settimana monotematica di Le Fonti TV che è partita lunedì e che proseguirà fino a domenica proprio dedicata a questo argomento. Potete seguirci anche dal nostro sito lefonti.tv dove nella sezione eventi trovate tutti i riferimenti di questa settimana, ma non solo, anche di quelle già organizzate e anche quelle che hanno preceduto la Tax TV Week. Restart Economy, scenari di fiscalità nazionale e internazionale, si legge esattamente qual è l'obiettivo di una settimana come questa. Intanto, naturalmente, ci concentriamo sempre sul periodo che ha preceduto questo della ripartenza, il periodo del lockdown, nel quale tutti siamo rimasti fermi, chiaramente anche le attività imprenditoriali, e quindi le limitazioni delle attività imprenditoriali introdotte proprio dai provvedimenti che sono stati messi in campo hanno chiaramente limitato e cambiato il modo di operare. Cercheremo di capire da paese a paese cos'è successo, quali provvedimenti sono stati messi in campo, anche di metterli un po' a confronto, no? Per capire, e la parola chiave è proprio quella che abbiamo letto poco fa, come si può ripartire, quindi come la nostra economia possa ripartire. Anche perché, e questa è una premessa che dobbiamo sempre fare, ma non è una sorpresa, le previsioni proprio sul medio-lungo periodo non sono sicuramente confortanti. Si parla tanto di PIL per quanto riguarda l'Italia, che potrebbe arrivare anche a calare, naturalmente, parliamo del calo in doppia cifra, un meno 13%, qualora si riparlasse ancora di pandemia, quindi qualora la paura e l'emergenza del coronavirus dovesse tornare, ma a livello globale, quindi a livello mondiale, le stime che sono state pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale parlano di una contrazione del 3% circa, naturalmente su questo anno, che però potrebbe diventare ancora più pesante, perché gli impatti di quella che sarà l'economia futura, di quello che sarà sull'economia futura, ancora non sono proprio delineati, perché si naviga un po' a vista, proprio per le incognite che ancora permangono, cioè rispetto al coronavirus che ancora non si è arrestato in alcune parti del mondo, ma soprattutto a un coronavirus che potrebbe appunto tornare. La crisi economica potrà essere affrontata, e qui arriviamo al clou di questo main event, quindi al clou degli argomenti trattati durante tutta la settimana, con misure straordinarie anche e soprattutto in ambito fiscale. Quindi vado a elencarvi subito i temi di cui parleremo da adesso fino alle 17:30, anche di più. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese, gli effetti della pandemia sulla fiscalità internazionale, le cooperative compliance nazionale e internazionale. E poi tutti i vari decreti messi appunto dal nostro governo, Cura Italia, liquidità e in ultimo rilancio, in ordine temporale, per il rafforzamento patrimoniale di privati e imprese. Ovviamente l'obiettivo di questo evento è di offrire spunti di riflessione su cosa potrebbe essere fatto per utilizzare la leva fiscale come opportunità per la ripartenza del paese. E lo faremo con i nostri ospiti che abbiamo come sempre suddiviso per praticità e anche per comprendere meglio le specificità di ciascun argomento in tavole rotonde. Io andrei subito quindi a presentare, a salutare il primo blocco, per così dire, composto da Paola Flora, responsabile servizio consulenza e compliance fiscale UbiBanca. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Benvenuta. Saluto Ernesto Sellitto, wealth planning di Mediobanca. Buon pomeriggio anche a lei. E Buon pomeriggio. saluto anche Sara Lautieri, responsabile servizio affari fiscali di Reale Mutua. Grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, i temi, e naturalmente mi rivolgo anche ai nostri telespettatori, sono quelli elencati con tutte le variazioni che possiamo fare nel caso aveste delle domande o delle riflessioni da porci. Quindi io inizierei da Flora e inizierei dall'ultimo punto che ho toccato quando ho fatto l'elenco, cioè i decreti rilancio e liquidità, quelli del nostro governo, che hanno previsto tutta una serie di finanziamenti che naturalmente le banche hanno dovuto concedere alla clientela. Però molti sostengono una cosa su tutte, che non sia stata tenuta in giusto conto la leva fiscale. Insomma, cerchiamo di capire cosa funziona e cosa no, cosa c'è ancora da sistemare e cosa potrebbe essere fatto in modo migliore. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io volevo precisare una cosa, in realtà, che i decreti, diciamo, che si sono succeduti nell'ambito del periodo di lockdown sono stati prevalentemente tre, poi lasciamo stare i provvedimenti attuativi e gli altri che li hanno seguiti. Quindi c'è il decreto Cura Italia, c'è il decreto liquidità e c'è poi il decreto rilancio che in questi giorni è in conversione presso il Parlamento. Allora, le misure di finanziamento, quelle vere e proprie, quelle che sono state giudicate dal Ministero
ministro delle Finanze come un bazooka di liquidità, per essere onesti, sono prevalentemente contenute nel cosiddetto appunto decreto liquidità, dove si è voluto fondamentalmente far sì che le banche, assolvendo ad un ruolo, chiamiamolo diciamo istituzionale, riuscissero in un certo qual modo a fornire delle liquidità alle imprese e ai professionisti prevalentemente per poter far fronte all'emergenza del coronavirus. Quindi ci sono delle misure, e mi riferisco soprattutto in questo momento alle misure che sono state fatte, poste in essere per esempio per le PMI, che sono destinate a essere dei finanziamenti bancari, ma comunque garantiti in un certo qual modo, in misura totale o parziale, a seconda dell'ammontare che si vuole, diciamo, in quale categoria si ricade, fondamentalmente garantite dallo Stato o quantomeno CDP. Sì. Allora, tra queste si possono ricordare ad esempio quella che ha tenuto banco su tutti i giornali, cioè il famoso finanziamento da 25.000 euro, che poi dopo in sede di conversione del decreto è arrivato a 30 con tutte le modifiche poi che sono intervenute anche queste. Tutte queste misure però, tutte queste misure contenute dal decreto liquidità fondamentalmente si caratterizzano per una fattispecie non banale. Non è stato in assoluto tenuto conto il problema fiscale, quindi fondamentalmente non è stata disciplinata la norma fiscale, o quantomeno non è stata introdotta una particolarità nella norma fiscale rispetto a quello che c'era già. Quindi di fatto l'analisi che è stata fatta in questo periodo è stata focalizzata nell'applicare il regime ordinario, quindi banalmente anche quello dell'imposta sostitutiva 601 sui finanziamenti, qualora applicabile, ed erano tutti comunque finanziamenti sopra il limite di 18 mesi un giorno, a dei finanziamenti che probabilmente avrebbero meritato di essere esentati per espressa disposizione di legge. È chiaro ed evidente che su finanziamenti da 25.000 euro probabilmente il problema dell'imposta sostitutiva, che valeva 62-63 euro, non era sostanziale o significativo. Però è anche vero che in realtà molte delle cose che sono state poste sul tavolo hanno posto dei dubbi. Stesso discorso, quello che è stato fatto poi col decreto Cura Italia, quindi antecedentemente, c'è cioè tutto il problema delle moratorie che hanno interessato il sistema bancario e anche peraltro gli intermediari finanziari, perché se proprio vogliamo c'erano dentro anche l'leasing finanziario. Quindi sicuramente se ci fosse stata una misura di favore volta a disciplinare in maniera chiara un regime di esenzione, perché questo di fatto era forse quello che si sarebbe potuto fare, ancorché con tutti i limiti che in questo momento il governo sta affrontando, probabilmente sarebbe stata una misura assolutamente ulteriormente agevolativa per le imprese. Sì, avrebbero avuto insomma una spinta propulsiva in più, mettiamola così, no? Si potrebbe, Probabilmente sì. ok, si sarebbe potuta completare in quel modo l'opera. Sellitto, allora, in questa fase di ripartenza naturalmente sono tante le questioni che diventano cruciali. Una di queste è anche la capacità dello Stato di attrarre investimenti. Restiamo ancora anche su come l'Italia si presenta, no? In una fase sicuramente critica da parte di contribuenti che hanno a disposizione grandi portafogli e quindi possono permettersi in qualche modo di contribuire proprio al bilancio dello Stato. La fiscalità legata al private banking. Cosa offre in questo momento? Cioè, quali sono, come dire, gli spunti, i margini di miglioramento che possiamo mettere sul tavolo? Buon pomeriggio ancora. Allora, diciamo che attrarre investimenti è cruciale sempre per un'economia, indipendentemente dal momento storico, a maggior ragione in un momento economico particolare dovuto a tutto quello che sappiamo. Ma oltre ad attrarre verso l'Italia, dal mio punto di vista, e su questo l'Italia si è allineata in massima a quello che hanno fatto altri paesi, la normativa sui cosiddetti res non dom 24 bis, la normativa per facilitare il rientro dei cosiddetti impatriati, quindi tutta una serie di normative veramente particolarmente attrattive, ma quindi oltre a attirare verso l'Italia, secondo me è opportuno attirare verso l'investimento. L'investimento di un grande patrimonio, quindi di una ricchezza importante, è da sempre un volano per la ricchezza poi reale del paese. E quindi in quest'ottica le forme di agevolative o di incentivo, o al limite anche di semplificazione, svolgono sicuramente un ruolo fondamentale. In uno scenario, diciamo, economico come quello italiano, ma che è caratterizzato, come sappiamo, da una struttura imprenditoriale ben definita e proprio che caratterizza il sistema economico italiano, quindi parlo del mondo della media impresa,
Oggi fare private banking, quindi occuparsi di private banking, vuol dire occuparsi della ricchezza delle famiglie, che è spesso la ricchezza dell'impresa. Quindi, cosa si può fare per aiutare il private banking e quindi di riflesso per aiutare tutta una serie di investimenti? Si può pensare, ad esempio, di razionalizzare alcune norme fiscali per rendere più semplice o più efficiente l'investimento. Mi viene in mente ad esempio la tematica della fiscalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio o alcune complessità forse inutili nella regione di tassazione delle plusvalenze, ma anche l'idea che è stata diciamo avanzata da parecchi esperti di introdurre una fiscalità di vantaggio per investimenti duraturi. In questo momento queste forme di agevolazione possono essere davvero utili per permettere un investimento che poi diventa un investimento non soltanto del patrimonio immobiliare a favore del patrimonio immobiliare di una famiglia, ma diventa un investimento poi traslato nella ricchezza, Certo. diciamo, nell'economia reale. E a maggior ragione oggi è opportuno spostare questa analisi su come aiutare, come rendere più facile, come agevolare gli investimenti. Che sono collegati, che seguono quel filo di collegamento tra ricchezza, impresa e famiglia, che è un collegamento veramente sempre più stretto e sempre più compenetrato. Quindi ben vengano quelle agevolazioni che ci sono state, che sono state introdotte, come la proroga dei termini di rivalutazione delle partecipazioni, le agevolazioni per gli investimenti nelle start-up, le agevolazioni fiscali per gli investimenti nei PIR di tutti i tipi, con gli aumenti, diciamo, delle soglie di agevolazione. Ma perché no, in questo momento bisogna forse essere un pochettino più coraggiosi e introdurre anche altre forme di investimento come ipotesi forti di incentivi per facilitare la capitalizzazione delle imprese. Si è parlato di una sorta di superace, questa potrebbe essere davvero una forma di agevolazione importante. Insomma, serve tutto quello che può essere utile da una parte all'imprenditore. L'imprenditore genera ricchezza, l'imprenditore investe, l'imprenditore trasforma la sua ricchezza in asset immobiliari e il private banking gli dà una mano Certo. per generare ricchezza Ecco, se ho nell'economia. capito bene, questo processo si fa un po' più, come dire, rispetto al passato, però ancora bisognerebbe mettere a punto qualche tassellino, ho capito bene, no? Si deve Bisogna sempre andare verso sicuramente quella mettere a punto direzione. qualche tassellino. D'accordo, d'accordo. Poi lei ha Oggi usato. fare Prego, prego. Dicevo che oggi fare private banking vuol dire veramente concentrarsi non solo sulle ricchezze dei rentier, ma sulle ricchezze degli imprenditori, che sono diciamo, il tessuto che sostiene l'economia italiana in tutto e per tutto. Certo, poi lei ha usato una parola su tutte, che è quella della semplificazione, insomma, che è una parola a cui bramiamo tutti, no? Soprattutto quando si parla di questi temi. Io vorrei tornare solo un istante ancora da Flora per poi andare da Lautieri, perché prima lei lo accennava, me lo sono segnato, quando si parla di decreto rilancio si parla della cessione dei crediti d'imposta anche per gli intermediari finanziari. Lei forse l'ha toccato sul finale del suo discorso di prima. Per agire, no? Ovviamente come volano dell'economia. Secondo lei questo è uno strumento pensato bene? Allora, è uno strumento molto importante ed è uno strumento che in questo momento, diciamo, gode di molta fortuna, soprattutto anche sulla stampa specializzata o meno. È sicuramente un importante strumento, almeno come idea, per far ripartire l'economia, perché consentirebbe fondamentalmente di far ripartire il settore dell'edilizia, quello di tutte le forniture e la costruzione diciamo, di edifici, il montaggio di pannelli solari e quello che è previsto dalla norma di legge. È una misura prevista dal decreto rilancio. Ecco, sulla forma della semplificazione non vorrei invece, diciamo, purtroppo esprimere in maniera negativa, perché onestamente di dubbi sull'applicazione della norma ce ne sono diversi, ancorché è stato promesso fondamentalmente che il decreto attuativo, che dovrebbe il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbe in realtà far fronte e chiarire moltissimi dei dubbi che attualmente gli operatori si pongono in essere. Però sicuramente è una misura da salutare con molto favore, anche perché fondamentalmente il concetto di trasformare
una detrazione fiscale per determinate fattispecie, che sono quelle ovviamente relative al cappotto termico piuttosto che al sisma bonus, soprattutto in casi in cui, come l'Italia è un paese comunque ad alto rischio sismico, piuttosto che le colonnine per le auto elettriche e fotovoltaico, quindi tutto quello che è l'energia rinnovabile e tutto quello che oltretutto sono le altre disposizioni della norma. Fa sì che fondamentalmente, creando invece un credito di imposta della misura del 110%, quindi di un valore che è superiore a quello della spesa sostenuta, si pensa in un certo qual modo di poter far ripartire quantomeno quel tipo di settori, consentendo la cessione di questi crediti. Poi è tutto da discutere a che prezzo, ovviamente, però questi non sono aspetti che riguardano la norma fiscale, in Sì. primo luogo alle imprese che hanno fornito i lavori, ma in secondo luogo, per la prima volta, ed è questa è una grossa novità, fondamentalmente anche alle banche e agli intermediari finanziari, perché in passato le banche, ancorché vi fossero delle sorte di meccanismo di cessione di credito di imposta, ad esempio sull'ecobonus e così di questo genere, fondamentalmente erano riservate essenzialmente a utilities, mentre quindi il mercato delle banche era totalmente estraneo a questa tipologia diciamo merceologica. L'interesse quindi delle banche in questo momento è molto forte, anche perché comunque è un settore in cui le banche credono di poter fare il loro ruolo anche in maniera, diciamo, propositiva, e soprattutto aiutare le persone, i clienti a monetizzare il loro credito, e questo anche ovviamente le imprese. Perché? Perché questa tipologia di credito, e mi riferisco e soprattutto a quelle fatte sui lavori, possono essere ovviamente, diciamo, usufruite dal soggetto che ne fa fare i lavori. Possono essere cedute, una volta trasformate in credito d'imposta, all'impresa che ha fatto i lavori, nei limiti consentiti ovviamente dalla norma di legge, oppure possono essere cedute ad un intermediario finanziario. Vi Ok. sono una serie di dubbi, non ultimo uno che riguarda la responsabilità eventualmente degli intermediari finanziari che dovessero acquistare questo tipo di cose, però sicuramente, diciamo, è una misura che tutti quanti stanno vedendo con favore. Ok, bene, quindi diciamo è recepita in senso positivo. Questo poi era anche la domanda che, insomma, che nascondeva questa risposta, perché poi sappiamo molto bene quanto il sentiment rispetto a quello che si fa conti per investimenti e quindi propensione, per così dire, all'aiuto al paese in un momento precario. Allora, Sara Lautieri, adesso sentiamo anche il punto di vista assicurativo, per così dire, no? Continuiamo a parlare comunque di cessione dei crediti d'imposta, ma come in questo discorso si inseriscono proprio le compagnie di assicurazione e naturalmente quali cose è previsto dal decreto da questo punto di vista? Sì, grazie per la domanda. Innanzitutto anche le imprese del settore assicurativo come le banche hanno la possibilità di aderire a questa normativa, quindi di offrire ai propri, diciamo, clienti, che sono anche le persone fisiche, i condomini, che sono i soggetti destinatari della norma, quindi la possibilità di offrire una serie di servizi che partono dal prodotto assicurativo sia proprio all'acquisto del credito d'imposta. E infatti, in relazione all'acquisto, è importante anche fare alcune precisazioni a completamento anche di quello che diceva prima la collega Flora, nel senso che la novità più importante riguarda anche la modalità di fruizione di questa agevolazione, per cui per il cessionario è importante dire che può essere utilizzato il credito d'imposta con la stessa ripartizione in quote che sarebbe spettata, diciamo, al soggetto destinatario della detrazione, quindi alla persona fisica. E Sì. la quota di credito non utilizzata può poi essere utilizzata, diciamo, non può essere utilizzata negli anni successivi, quindi bisogna seguire la stessa ripartizione. La possibilità di cedere questi crediti d'imposta alle imprese, diciamo, del settore finanziario, quindi alle banche e alle assicurazioni, ha rappresentato, secondo me, fin da subito un'opportunità veramente molto interessante. Tuttavia, la convenienza effettiva è emersa poi, per parlare anche dell'iter, diciamo, legislativo di questo provvedimento, l'effettiva convenienza è emersa poi con gli emendamenti che sono stati apportati per quanto riguarda l'utilizzo, le modalità di utilizzo di questi crediti, che vengono acquistati. Infatti, diciamo che credo che tutto il settore un po' si sia fatto promotore della richiesta specifica di questi emendamenti, perché il requisito essenziale perché questo strumento effettivamente funzioni, abbia una diffusione importante,
è che questi crediti siano utilizzabili dai cessionari, quindi dai diversi cessionari, in un quadro sicuramente di certezza normativa. Quindi, oltre al regime a cui faceva riferimento prima la collega della responsabilità. Quindi dal punto di vista degli emendamenti è stata confermata la possibilità di utilizzo dei crediti senza l'applicazione dei limiti alle compensazioni annue e senza l'applicazione di limiti alla possibilità di compensare per alcune specifiche normative che sono proprio rilevanti per le imprese del settore bancario assicurativo. Quindi credo che, ripeto, che sia una misura veramente rilevante. Un ultimo punto che volevo sottolineare è anche la possibilità, in caso di cessione del credito, di stipulare una polizza contro il rischio di venti calamitosi, quindi per il sisma bonus, la cui detrazione spetta in misura più elevata, quindi in misura pari al 90%. 90%, ok. Ecco, resti lì perché tra poco torno ancora da lei, Lautieri, perché siccome finora abbiamo detto ciò che è stato fatto, tra poco mi piacerebbe chiederle che cosa dovrebbe essere fatto, perché poi lo scopo di queste tavole rotonde, di questi incontri televisivi, è proprio quello di capire anche cosa manca a ciò che evidentemente è stato già messo in campo. Però io a Flora, torno ancora da lei, volevo ripartire ancora dal decreto Cura Italia, che tra le altre cose prevede anche la cessione di crediti UTP da parte di banche e la correlata trasformazione di attività fiscali proprio anticipate in crediti di imposta. Questa misura quali effetti potrebbe avere sulle banche retail? Allora, specifichiamo innanzitutto un paio di cose perché è una misura estremamente tecnica destinata, se vogliamo, alle banche retail, però fondamentalmente è destinata a far sì che le banche possano fare pulizia nei loro bilanci, sia dal punto di vista, diciamo, contabile, sia dal punto di vista soprattutto di vigilanza. Che cosa succede? Con la norma del decreto Cura Italia, fondamentalmente viene consentito nel caso di cessione pro soluto di crediti che sono scaduti da più di 90 giorni, quindi quelli che vengono considerati convenzionalmente UTP, non anche it pay, fondamentalmente nel momento in cui vengono ceduti a soggetti esterni, ovviamente al gruppo bancario, per evitare ovvie manovre elusive che la norma in questo momento vorrebbe disincentivare, viene consentita la trasformazione in crediti di imposta di un ammontare forfettario parametrato al valore originario del credito che è stato ceduto, e questo è il parametro che si viene utilizzato per la trasformazione in credito d'imposta. Fondamentalmente sono le cosiddette DTA, cioè le attività fiscali differite di cui le banche hanno notevoli dimensioni in bilancio, notevoli quantità in bilancio, perché che cosa sono le attività fondamentalmente fiscali differite? Sono tutte quante le porzioni di imposta che sono state pagate negli anni, soprattutto in relazione a svalutazione di crediti o piuttosto a ripartizione delle quote dell'avviamento. Quindi cose che magari una volta, ad esempio, soprattutto per i crediti erano ripartibili in quote da diciottesimi, quindi figuriamoci la perdita di crediti. A questo punto, tutte queste attività che sono iscritte in bilancio, fondamentalmente, e che pesano anche sotto diversi profili, fondamentalmente possono essere trasformate nei limiti previsti dalla norma di legge, e vale anche per quelle che non sono iscritte in bilancio perché non rispettano i requisiti per acquisizione. Fondamentalmente, possono essere trasformate in crediti d'imposta, quali però? Solamente quelle che fondamentalmente sono afferibili a perdite fiscali o al cosiddetto eccedenza del rendimento nozionale, quindi dell'ACE. Quindi di nuovo a cose che sono molto tipiche, se vogliamo, del mondo bancario come dimensioni, però fondamentalmente la trasformazione di un credito e la creazione di un credito d'imposta ulteriore rispetto a tutti quelli che abbiamo visto già prima, fondamentalmente dovrebbe consentire alle banche di aiutare lo smobilizzo dei crediti deteriorati, che quindi è anche una delle misure che, se vogliamo, anche le autorità di vigilanza stanno incentivando, a fronte però di un beneficio che non è la mera semplice perdita, diciamo, sia contabile che fiscale, perché ovviamente il credito non viene venduto al suo valore nominale, bensì viene riconosciuta una sorta di forma di credito d'imposta che poi può essere recuperato secondo le modalità previste dalla norma di legge. È ovvio che vi sono dei limiti, probabilmente questi limiti, dato anche, diciamo, quello che ci si aspetta in futuro sul numero degli UTP,
se le banche troveranno nei loro bilanci, probabilmente potrebbe essere aumentato, però voglio dire, sicuramente è una misura da vedere con favore, con interesse, quantomeno come primo step. Anche su questa vi sono però alcuni dubbi interpretativi anche non banali, perché derivano anche da richieste ed emendamenti che erano stati apportati o comunque proposti in sede di conversione del decreto, ma che purtroppo anche per la fretta con il quale il decreto Cura Italia ha dovuto essere convertito in legge, però ovvie ragioni non fiscali, non sono stati recepiti. Stiamo sempre in attesa della circolare ministeriale che prima o poi uscirà, della circolare dell'Agenzia delle Entrate, pardon, e vi sono comunque alcuni aspetti da chiarire, ma sicuramente è una cosa su cui gli intermediari finanziari e bancari in questo momento stanno, diciamo, facendo le loro valutazioni. Ecco, mi sembra di sentire, Flora, insomma, un po' di dubbi anche rispetto alla tempestività con la quale potrebbero essere poi messe a punto tutte le cose, no? Ma nel senso è anche una cosa normale. Abbiamo sempre il timore che le cose vengano fatte, ma che poi per renderle effettivamente concrete passi del tempo, no? È così, cioè lei teme che si possa trascinare troppo ciascun tipo di situazione? Allora, il problema è che ovviamente tutte queste misure sono necessariamente misure a tempo, a termine, quindi, no? Certo. Nel senso, per poter godere di alcuni di questi benefici, è ovvio che lei deve comunque esercitare determinati comportamenti entro e non oltre una certa data. Allora, per andare a cedere fondamentalmente i crediti UTP, che abbiamo tempo per farlo fino alla fine di questo anno solare, è chiaro ed evidente che in questo momento le banche probabilmente stanno progettando o stanno ragionando sulla possibilità di cederli, però è anche vero che nel momento in cui vi fossero una serie di preoccupazioni o dei dubbi, e non solo di natura fiscale, ovviamente, vuol dire anche fare un po' un salto nel buio, perché non stiamo parlando comunque di importi limitati, sono importi abbastanza significativi, quindi è Certo, ovvio che un minimo certo. di certezza normativa assolutamente ci vuole. Con ciò Assolutamente. non voglio dire che non siano stati fatti dei passi enormi, No, perché no, 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 no. onestamente. Infatti le state raccontando, ma assolutamente, infatti come ho detto prima, così torno anche da Lautieri e poi torno da Sellitto. Abbiamo comunque già affrontato quello che è stato fatto e ci mancherebbe, sono riconosciute, no, anche le questioni portate avanti, però adesso mi piacerebbe capire che cosa dovrebbe essere fatto, cioè quello che insomma chiamiamoli nel pacchetto dei desiderata permane ancora. Quindi Lautieri, quale misure fiscali ritiene importante proprio per sostenere in questo momento l'economia, in generale il settore assicurativo, visto che insomma, lei parla per il settore suo di riferimento? Certo. Allora, ricollegandomi a quello che dicevo prima, con riferimento alla cessione dei crediti d'imposta e al sisma bonus, sicuramente l'intervento che per noi sarebbe auspicabile è un sistema di gestione di questo rischio catastrofale più a 360 gradi. Infatti, in questo senso, gli articoli del decreto collegano diciamo, la promozione di questi interventi edilizi ai fini preventivi e la sottoscrizione della polizza catastrofale al meccanismo della cessione del credito. Invece, dal nostro punto di vista, con alcuni correttivi, questa iniziativa potrebbe contribuire a promuovere in maniera più importante le coperture contro i rischi di questa tipologia, come alluvioni, terremoti, che comunque sono presenti, sono stati presenti anche nel nostro paese. In particolare, diciamo che la possibilità di effettuare queste coperture, quindi di anche beneficiare di godere della detrazione, dovrebbe essere prevista, secondo noi, anche indipendentemente dalla zona geografica dell'immobile, per effettivamente consentire una maggiore copertura anche in zone che magari hanno una minore caratterizzazione per queste tipologie di eventi di tipo sismico. Ok. Questo, diciamo, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, in linea generale, noi, diciamo, come imprese del settore assicurativo, abbiamo visto che uno dei maggiori interventi di rilievo del decreto legge, del decreto rilancio, ha riguardato, diciamo, la Che peraltro, cancellazione di. diciamo, prima non l'abbiamo detto, il decreto rilancio proprio oggi è diventato legge, leggo adesso la notizia, insomma, è stata battuta poco fa dalle agenzie, Sì. è arrivata la fiducia al Senato con 159 sì, quindi insomma, possiamo parlarne in termini proprio di legge vera e propria. Esatto, Esatto, soprattutto di quegli emendamenti che dicevamo prima. appunto, così almeno diventa anche più effettivo ed efficace quello che oggi stiamo raccontando in questa tavola rotonda. Ecco, prego. Esatto.
Per quanto riguarda, sì, dicevo, uno degli interventi di maggiore rilievo che erano stati previsti dal decreto, che quindi adesso è diventato legge, era proprio nell'ambito dell'IRAP, con la cancellazione di versamenti di imposta che erano già ordinariamente dovuti, il saldo 2019 e la prima rata di acconto 2020. Personalmente non si capisce, diciamo, si fa fatica a capire l'esclusione delle imprese di alcuni settori e anche in particolare delle imprese di assicurazione da questo meccanismo, da questo beneficio, quasi come se non avessimo risentito, diciamo, della congiuntura negativa dell'emergenza Covid-19. Quindi questa esclusione del settore ci è sembrata abbastanza incomprensibile, considerando anche che le nostre imprese pagano un'IRAP con un'aliquota superiore, hanno pagato negli anni precedenti un'IRAP con un'aliquota superiore rispetto a quella, diciamo, ordinaria del 3,9%. Certo, E ok. parlando sempre come ultimo punto di una norma specifica del nostro settore, dal 2002 noi paghiamo anche un'imposta particolare che è una sorta di prelievo dell'imposta sulle riserve matematiche, che è un prelievo che viene proprio effettuato in misura percentuale rispetto a un ammontare che è presente in bilancio a una determinata data. Questa è una sorta di anticipazione di imposta, ma il meccanismo poi non consente un effettivo recupero. E anche in questo senso le imprese del settore assicurativo hanno contribuito in maniera importante comunque Sì, ai conti dello Stato, alla certo. finanza pubblica. Ecco, intanto proprio vedete, stavo anche guardando, insomma, sui principali siti, dal superbonus alle auto, tutte le novità. Si parla di decreto legge rilancio che è diventato legge, peraltro con le proteste delle opposizioni. Ricordiamo che effettivamente il testo doveva essere convertito in legge entro il 18, quindi entro dopodomani, e mancavano 48 ore sostanzialmente alla scadenza, ed è arrivato l'ok definitivo con il testo blindato. Per questo le opposizioni si sono lamentate. Va bene, queste sono tutte questioni politiche. Quello che a noi interessa invece qui è capire, insomma, da adesso in avanti come si può ragionare. Quindi torno da Sellitto per cercare anche con lei di sciogliere ulteriori nodi sul futuro, quindi per capire come guardare al futuro. Abbiamo già detto che è fondamentale la capacità di creare attrattività, no, per tutti coloro che hanno grandi portafogli. Nel private banking invece aleggia il tema della patrimoniale. Ecco qua un altro tema squisitamente politico, se vogliamo, no? Che però, insomma, si ha il timore che al posto di rilanciare l'economia, visto che stiamo parlando di questo, possa affossarla o comunque penalizzarla in qualche modo, cioè rendere l'Italia meno attrattiva, che è la questione di cui stiamo discutendo. Secondo lei, quale effetto potrebbe avere una patrimoniale in questo contesto storico? Questa è una domanda, come si dice, da un milione di dollari, no? Lo so. Allora, è vero che la patrimoniale è un tema, diciamo, sempre verde, no? Che riemerge puntualmente nei periodi di crisi e difficoltà, no? Come una facile modalità per reperire risorse dove non vi sono risorse. E è un tema non solo italiano, perché sapete, avete letto di questi giorni di un gruppo di miliardari americani che hanno sottoscritto una petizione per introdurre una patrimoniale destinata al pagamento diciamo, dell'emergenza Covid negli Stati Uniti, quindi una proposta di autotassazione patrimoniale a fini, diciamo, benefici, no? Come se fosse una sorta di donazione. Però diciamo, il mondo della patrimoniale è un mondo molto ampio perché dobbiamo cominciare a capire di che cosa si parla. Oggi si parla soltanto, sono dei rumors, non ci sono atti o comunque proposte, diciamo, avanzate, quindi si discute veramente de iure condendo, ma di che cosa parliamo? Parliamo di un prelievo forzoso, di una patrimoniale in generale, una patrimoniale su singoli beni, come peraltro c'è già, no? In un certo modo in Italia. È chiaro che come tutte le nuove imposte non può che avere un effetto negativo sul sistema, perché questo comporta chiaramente meno attrazione per chi vuole venire in Italia con grandi patrimoni e si trasferisce in Italia, se dovesse essere soggetto a una patrimoniale, e comunque meno ricchezza che può essere investita nell'economia reale. E in questo periodo si legge, si discute con i colleghi anche di, no, di trasferimenti di asset all'estero, di strutture o di creazione di strutture particolari per evitare una possibile applicazione, un'ipotetica patrimoniale. Oggi,
Quello che posso dire è che parlare di rumors è sempre complicato, ma se dovesse essere introdotta una norma che va a colpire in modo con un'imposta patrimoniale, diciamo, la redazione attenta di questa norma renderebbe del tutto inutile quello che si sta facendo oggi per evitare la patrimoniale, cioè okay. il trasferimento degli asset all'estero o strutture particolari. Quindi dal mio punto di vista potrebbe avere sicuramente un effetto quantomeno non positivo, ma è un mondo molto troppo ampio per poter fare delle previsioni specifiche senza avere una norma da analizzare. È chiaro che l'unico modo per non essere soggetti alla patrimoniale è non avere un patrimonio. Questo, no, altrimenti, è certo, comunque, assolutamente. Qualunque, la norma, una norma scritta bene colpisce veramente tutti i patrimoni in qualunque modo determinato. Mm-hmm. Senta, a questo punto le faccio anche un'altra domanda. Se una patrimoniale potrebbe avere questo effetto dirompente ovviamente negativo, a proposito della, come dire, della collaborazione volontaria, cioè della volontary disclosure, cosa ne pensa? Cioè, se il fisco, ovviamente, ricordiamo, mettesse a disposizione dei cittadini la possibilità di sistemare le posizioni, no? Le proprie posizioni fiscali. Questo potrebbe essere come dire, un tema percorribile, invece? Anche qui se ne è parlato parecchio qualche mesetto fa, ora sembra che se ne stia parlando un po' meno. Chiaro che questa potrebbe essere una soluzione, ma io non voglio esprimermi sulla questione voluntary come, diciamo, dal punto di vista politico, come ennesimo o non colpo di spugna su comportamenti, no, non in linea con i dettami normativi. Però è oggettivo che le stime, le analisi che sono state fatte ci dicono che il valore del sommerso è davvero impressionante. Alcune stime parlano di centinaia di miliardi. E quindi riuscire a rimettere nel circuito virtuoso queste somme sarebbe davvero molto utile. Quindi parlare di VDI, di voluntary disclosure, di collaborazione volontaria, chiamiamola come vogliamo, vuol dire sì parlare di asset esteri non regolarizzati nelle precedenti diciamo, versioni di questo strumento, ma soprattutto della regolarizzazione di quello che è il famoso contante, di tutto quello che è il sommerso che è in Italia. E un piano di regolarizzazione serio di questo tipo, per essere credibile, deve per forza in questo periodo essere accompagnato da qualcos'altro. Io penso a forme obbligatorie di reinvestimento di questi asset nell'economia reale, chiaramente oltre al pagamento delle imposte, delle evase a suo tempo, delle sanzioni in forma ridotta, se non ci sarebbe, come dire, no, un'attrattività per fare questa cosa. Però non possiamo limitarci ora a regolarizzare, punto. Deve essere tutto veicolato nell'economia reale, quindi ad esempio in fondi che investono in piccole e medie imprese italiane, in titoli del debito pubblico. Sono state fatte alcune proposte che secondo me potrebbero davvero dare un'altra, come dire, colorare in un altro modo un programma di voluntary disclosure. D'accordo, d'accordo. Insomma, quindi mi pare, così chiudiamo questa prima tavola rotonda, di capire che tutti e tre i miei relatori, insomma, siano d'accordo nel dire che in questo periodo, e soprattutto guardando al futuro, delle cose sono già state fatte, chiaramente mancano dei passaggi. Uno poteva essere anche l'approvazione del decreto che è stato approvato oggi in Senato, con tutto quello che ovviamente comprende. Vedremo poi se in tempi anche brevi, tempestivi, si riuscirà a ottenere quello che ancora non abbiamo ottenuto fino adesso. Allora, io vi saluto di nuovo tutti e tre e vi ringrazio naturalmente Paola Flora, grazie Sara Lautieri e Ernesto Sellitto per essere stati con me. Grazie, grazie mille naturalmente per essere stati con i nostri telespettatori. Un primo spunto decisamente importante, adesso dopo la pubblicità proveremo a fare un passo ulteriore, cioè cercheremo di capire che cosa è stato fatto in Italia rispetto ad altri paesi, così per capire se l'Italia, visto che abbiamo usato questa parola anche nel primo blocco, si mostra attrattiva nei confronti di altri paesi stranieri. Vi aspetto tra poco. Ed eccomi di nuovo in diretta con voi, ancora buon pomeriggio amici delle Fonti TV, un pomeriggio dedicato al nostro main event della settimana monotematica di Le Fonti TV, quella che vedete anche nel nostro sito, nella sezione eventi, quella di cui stiamo parlando è la Tax TV Week, ma tutte le nostre settimane, compresa questa, sono collegate
alla ripartenza dell'economia, naturalmente dopo il periodo del coronavirus, dopo il periodo del lockdown mondiale, quindi un evento di una portata incredibile. In questo caso, naturalmente, per la Tax Week parliamo di scenari di fiscalità nazionale e internazionale, e in questa seconda parte della nostra trasmissione cercheremo di capire che cosa sia stato fatto proprio in Italia a sostegno delle imprese, perché questo è l'argomento portante rispetto ad altri paesi. Già nella prima parte della trasmissione ci siamo dedicati e concentrati sui provvedimenti messi appunto dal governo, ma è interessante capire e abbiamo cercato di capire quanto l'Italia in questa fase possa essere attrattiva. E quindi adesso è importante anche collegarla con altri paesi, perché ovviamente la pandemia e quindi la crisi economica che deriva dalla crisi sanitaria è di portata mondiale, di portata globale. Questa ci fa capire, e l'abbiamo capito a nostre spese, che portata abbia quello che è successo. Io saluto i miei ospiti, i relatori, perché poi hanno una veste più ampia di semplici ospiti in questo contesto. Laura Beretta, Group Tax Director di Prysmian, buon pomeriggio. Buongiorno. Buon pomeriggio Emanuele Marchini, Country Tax Lead di Italy Shell Italia. Buongiorno Buongiorno. e saluto Guido Arie Petraroli, Managing Partner Lead Tax Sand. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io partirei proprio da lei, Petraroli. Per questo motivo, allora, ovviamente la premessa che possiamo fare è che la pandemia da Covid-19 ha portato con sé, e l'ho detto poco fa, una crisi economica sociale che forse non è possibile paragonare nel dettaglio ad un'altra crisi, proprio perché prima è stata una crisi sanitaria, la più grande crisi sanitaria del dopoguerra, e poi si è trasformata ovviamente in economia, scusate, in crisi economica a livello mondiale, e ancora oggi non sappiamo quali saranno gli effetti definitivi, diciamo così, per il nostro paese e per tutto il mondo. Quindi tutti abbiamo dovuto cercare di fronteggiare una situazione di estrema emergenza, anche tramite Taxan, che è il network internazionale di cui anche il suo studio è membro, lo ricordiamo. Avete questo ampio osservatorio che in qualche modo ci fa comprendere, ci mette di fronte una visione globale della situazione, quindi per capire quali interventi sono stati fatti e le situazioni che sono state analizzate, no, nel contesto, per comprendere gli interventi di natura economico, fiscale e sociale messi in atto. Allora, a me piacerebbe che lei, proprio come introduzione, facesse un recap su tutto questo. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Ma diciamo che non è semplice e allo stesso momento è un po' complicato, nel senso che ogni paese parte comunque da una struttura economica che è effettivamente molto differente rispetto alle altre. Quindi riguardavo proprio prima del nostro incontro un po', noi abbiamo un osservatorio più o meno su 50 paesi e sono andato un po' a cercare quelli che erano i paesi principali su cui poteva essere abbastanza interessante fare una specie di comparazione. Sì. Diciamo che in questo senso non c'è una grande differenza, nel senso che la pandemia, il coronavirus, è stato un evento eccezionale, inaspettato, e le risposte sono state comunque molto simili. Sicuramente, diciamo, la risposta nel brevissimo periodo è stata quella di posticipare tutte le scadenze, fiscali. In alcuni paesi si è cercato anche di dare un pochettino, ma però più anche in un senso di continuità, tipo non so, la Francia ha continuato un pochettino nel sistema della concessione, ad esempio, di crediti d'imposta, cosa che per esempio nel nostro paese, per quanto riguarda lo sviluppo e la ricerca, siamo effettivamente molto, molto indietro. È chiaro che un intervento importante è stato fatto dove possibile in alcuni paesi in termini di riduzione del cuneo fiscale, quindi tendenzialmente cercare di far sì che il costo del personale, del dipendente, il costo lavoro sia effettivamente min il minore possibile. A questo proposito, infatti, è importante
partire da un presupposto. Interessante è stato il lavoro che è stato svolto dall'OCSE qualche mese fa, che parlava di quelli che potranno essere gli effetti di questa pandemia, nel senso che tutti abbiamo dato delle risposte che sono risposte da breve periodo. Ascoltavo gli interventi precedenti nel passato blocco, dove effettivamente i punti erano il credito d'imposta, l'immobiliare, la possibilità della voluntary disclosure. Il tema è che il nostro paese, deve un po' recuperare quelli che sono stati degli anni comunque persi. Allora, è evidente che a fronte di uno stesso tipo di intervento, ad esempio, faccio l'esempio quello del posticipare le scadenze, ha un effetto in Germania diverso da quello che può essere l'effetto che ha in Italia, dove comunque l'esigenza di gettito da parte, dell'Agenzia delle Entrate come strumento, ma sicuramente dello Stato, è particolarmente, rilevante. Quindi risposte, tra virgolette, comuni, però con prospettive molto diverse. Ritornando un attimo al lavoro dell'OCSE, l'OCSE effettivamente, a un certo punto nel suo report arriva a prevedere, senza tra l'altro fare magari grande fatica, un futuro per quanto riguarda molte aziende in perdita, no? È Certo, chiaro certo. che diventa difficile parlare a questo punto di aliquote fiscali, di tutta una serie di interventi, quando poi gli effetti del coronavirus porteranno comunque, perlomeno un certo tipo di aziende, a dover soffrire perdite civilistiche, magari sicuramente anche fiscali, nei prossimi anni. Quindi è importante, a nostro avviso, che ci sia sicuramente, insomma, un importante intervento strutturale, fiscale, quello assolutamente, proprio perché la situazione ormai lo richiede. È stato un catalizzatore questo evento del coronavirus, che ha comunque portato a galla tutta una serie di problemi che portavamo avanti da parecchi anni. Quindi da questo punto di vista non ci sono, considerando le differenze, dei grandissimi scostamenti da ciò che stiamo facendo noi rispetto ad altri paesi. Il problema è il punto di partenza, che è molto differente. Certo, assolutamente, ma infatti non a caso, guardi Petraroli, giusto una specifica, poi così almeno chiude questo primo discorso, quando lei parla di interventi strutturali è proprio lì che si snoda tutta la questione, indipendentemente dal fatto che adesso la situazione sia ancora più precaria proprio per il coronavirus, ma l'abbiamo sentito visto che stiamo parlando di un osservatorio generale anche rispetto alle previsioni che arrivano, il rating di Fitch che è stato confermato per l'Italia, ma perché? Perché in questo momento potrebbero arrivare degli aiuti anche europei, ma ancora una volta si sottolinea il fatto come la grande pecca del nostro paese, indipendentemente e dopo il debito pubblico, sia proprio la mancanza di una struttura proprio, no? Negli interventi che possano garantire anche un welfare virtuoso. Ecco, si potrebbe partire da lì per poi guardare al futuro, ma correggendo quell'aspetto. Sì, diciamo che al di là degli interventi tecnici, occorrerebbe sicuramente avere la certezza del diritto. Si parlava di investitori, ma non puoi, sentivo prima che si parlava dell'IRAP, degli acconti, no? Ma non puoi, al di là dell'IRAP oppure dell'ACE, non puoi fare una determinata rappresentazione all'investitore estero per poi mandargli una newsletter o fargli una telefonata dopo 7 mesi e dirgli: guarda, comunque le cose sono cambiate. Perché è evidente che questo ha un grande problema di credibilità. Io non sono, però questa è una mia visione, ma neanche poi del tutto personale, nel senso che
Credo poco ai grandi abbassamenti di aliquote, cioè l'Italia è comunque ancora un paese fortemente di attrattivo di investimenti esteri. Il problema è la certezza del diritto, non è il 24, 25, 23, 21% di posizione di corporate income tax. Il problema è un altro, il problema è la certezza del diritto. Per le imprese cercherei forse meno la riduzione delle aliquote, poi che Sì. comunque fa sempre effettivamente, voglio dire, è sempre comunque una richiesta che ci sta, ma cercherei di più di far sì che comunque l'investitore estero sappia dove va a investire e che comunque indipendentemente, diciamo, dal colore del governo, si possa avere comunque un percorso, imprenditoriale nel nostro paese. Certo. Chiarissimo, Petraroli, assolutamente. Io andrei da Emanuele Marchini per cercare di capire in questo contesto proprio come sta sono state recepite, anzi, recepiti gli interventi da parte delle multinazionali, gli interventi fatti ovviamente nel nostro paese, perché prima abbiamo messo anche un po' a confronto con altri. Quindi, sulla base, Marchini, della vostra esperienza, appunto dell'esperienza di Shell, quali sono state le normative fiscali di maggiore interesse, insomma, che vuol dire di maggiore sostegno per le imprese italiane, quelle più efficaci? Beh, mi sembra di poter dire che il governo abbia fatto anche una scelta abbastanza evidente, di dare un sostegno finanziario soprattutto e prevalentemente alle piccole e medie imprese. Per esempio, la normativa per la cancellazione dei versamenti IRAP, è diretta appunto alle imprese che hanno un fatturato, diciamo, di piccola e media entità. Ci sono stati dei crediti d'imposta per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, per l'adeguamento degli ambienti alle nuove normative, un credito d'imposta per gli affitti. Ci sono state sicuramente delle iniziative anche abbastanza efficaci, però, ripeto, più nell'ambito delle piccole e medie imprese. Noi, come grande gruppo internazionale, non abbiamo visto alcuna misura specifica, diretta appunto alle imprese di grandi dimensioni. Certamente utilizziamo, quelle misure che sono state poi dirette dal governo a tutti, e mi sembra anche, utile ricordare, per esempio, la riduzione degli acconti di imposta, per il 2020. Il rinvio di alcune scadenze, già lo diceva prima Petraroli, in termini sia di dichiarazioni da presentare piuttosto che di pagamenti da effettuare, e poi c'è stato direi, innalzamento del limite delle compensazioni tra crediti e debiti, che però ha inciso abbastanza Sì, poco. sì. Io credo che, il governo avrebbe potuto forse osare un pochino di più. Noi, come grande gruppo, diciamo, energetico, io ho visibilità su alcuni altri paesi dove il settore è importante, quale per esempio la Norvegia. La Norvegia è stata più coraggiosa. È vero, come diceva Petraroli, che poi tutti gli interventi un pochino si somigliano, però per esempio la Norvegia ha introdotto la possibilità di riportare all'indietro nel tempo le perdite fiscali del 2020. E come diceva appunto anche prima Guido, se siamo tutti in perdita, avere un credito d'imposta o una riduzione degli acconti obiettivamente aiuta poco. Tra l'altro, in Norvegia, per esempio, ci sono state anche delle norme proprio ad hoc per il settore energetico, che è molto strategico per quel paese, è stato consentito, ad esempio, di dedurre una maggiore quota di ammortamento. È una cosa che, per il 2020, è una cosa che a mio avviso poteva essere fatta con un pochino più di coraggio anche in Italia. Ecco, ma questo coraggio che manca, proprio un flash in 10 secondi, non è dovuto al fatto che la base di cui parlavamo prima, cioè gli interventi strutturali e quindi le fondamenta del nostro paese, risultano già precarie, indipendentemente dalla crisi in cui siamo stati, avvolti? Credo proprio di sì, credo Cioè il che coraggio questo sia è relativo a quello. assolutamente vero. È altrettanto vero che forse in questa nuova fase, oltre che un sostegno finanziario, poi ci vorrà necessariamente un sostegno agli investimenti, uno stimolo più che un sostegno. Certo, assolutamente sì, d'accordissimo. Allora, Laura Beretta, arrivo da lei. Allora, ancora in tema di misure, di sostegno fiscale, cerchiamo di capire cosa è stato fatto nel nostro paese rispetto ad altri paesi. Quindi questa è un po' la tavola rotonda del confronto, sulla base naturalmente di una multinazionale come la vostra, come Prismia.
Noi siamo una multinazionale italiana e operiamo in 50 paesi, per cui noi ci siamo dovuti, diciamo, confrontare con tutte le misure fiscali adottate in questi 50 paesi. Per fortuna con dei tool messi a disposizione a partire dall'Ocse, questo tax tracker che ci ha aiutato inizialmente a fare un po' di ordine. Come diceva Guido, sono prevalentemente misure volte a gestire l'emergenza, quindi misure volte a sostenere le imprese dal punto di vista finanziario prevalentemente, e come è stato detto, misure rivolte alle piccole e medie imprese. Come grande impresa non abbiamo avuto grandissimi diciamo, sostegni, forse anche appunto, ripeto, perché sono misure dell'emergenza. Abbiamo però visto noi delle differenze, nel senso nell'ambito dell'Unione Europea, come dicevano anche i colleghi, le misure sono state abbastanza simili. Poi con qualche esempio ho citato appunto l'Emanuele di qualche paese un po' più all'avanguardia sulle perdite fiscali pregresse. Abbiamo invece confrontato parecchio con gli Stati Uniti. Ecco, qua secondo me si pone un tema anche di competitività dell'Unione Europea e dell'Italia rispetto agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno messo a disposizione anche delle grandi imprese delle normative ben più interessanti, a partire dalla possibilità di dedurre più interessi. Abbiamo una soglia, la deducibilità degli interessi, sia negli Stati Uniti che nell'Unione Europea, molto simile, perché si può dedurre il 30% dell'EBITDA fiscale. In un momento di crisi in cui l'EBITDA subisce una contrazione e le imprese aumentano i finanziamenti, gli Stati Uniti fin da marzo hanno concesso di aumentare la deducibilità fino al 50% dell'EBITDA. A livello italiano questo non è stato possibile, a livello Unione Europea è necessario un cambiamento della direttiva. E so che Assonime, Confindustria e altre associazioni hanno fatto appunto richiesta a Gentiloni di procedere, diciamo, di fare in modo che la Commissione europea modifichi e rimetta una nuova direttiva per concedere più flessibilità. Fatto sta che ad oggi abbiamo questa limitazione che pesa su moltissime multinazionali. Al tempo stesso, gli Stati Uniti, un'altra norma molto interessante che adesso sentivo appunto citare anche in un caso europeo, ha permesso di utilizzare le perdite fiscali degli anni 2018, 19, 20, quindi non solo le 20, 2020, ma anche 18, 19, per compensare gli utili fiscali del passato, quindi un carry back tecnicamente. Quindi significa poter compensare gli utili fiscali degli ultimi 5 anni con le perdite fiscali di 18, 19, 20. Questo dà chiaramente un sostegno finanziario, ma anche un sostegno economico. E quindi, a mio parere, insomma, qua già fin da queste misure, chiamiamole così, a breve termine, abbiamo una disparità di competizione tra imprese europee rispetto a imprese americane. È vero che questa è la parte di emergenza. Io personalmente confido che il piano Colao, il piano delle iniziative che sono state proposte dalla Commissione di esperti al Consiglio dei Ministri, porti qualche respiro in più e qualche norma anche a favore delle imprese italiane e delle multinazionali, delle grandi contribuenti. Certo. Parla addirittura di riforma fiscale, si parla di riforma della giustizia tributaria in 2 anni, se ho colto bene, si parla di un piano a 2 anni in cui addirittura si auspica questo. Speriamo bene, è chiaro che cambierebbe un po' quanto ci siamo detti prima, insomma, un tema strutturale dell'Italia che richiederebbe un intervento importante. Eh sì, assolutamente, perché poi sembra dire basterebbe quello, però poi bisogna tornare indietro di un po' di anni. Allora, Marchini, a questo punto io ritorno ancora un istante da lei, perché mi sembra anche un po' collegato questo discorso a quello che stavamo facendo prima. Abbiamo già detto che si avrebbe potuto fare di più per le grandi imprese da un punto di vista fiscale. Oltre a questo aspetto, quali altri interventi secondo lei, insomma, si potrebbero fare per aiutare questi operatori? Beh, a mio avviso è assolutamente necessario agire sulla semplificazione della burocrazia e degli adempimenti. Vanno eliminati quelli che non sono più necessari oppure che sono stati superati dai tempi. A volte, secondo me, basterebbe davvero molto poco. Le faccio un esempio molto concreto sui rimborsi IVA. Sarebbero un importantissimo apporto di liquidità a favore delle imprese in un momento difficilissimo. Eppure diciamo che siamo ancora un po' ancorati alle procedure del passato, perché i funzionari dell'agenzia che sono incaricati dei rimborsi IVA, per esempio, non hanno accesso al sistema di interscambio, che è il portale web attraverso il quale ormai la stragrande maggioranza delle fatture, passa. Quindi non possono esaminare direttamente le fatture e devono chiedere ai contribuenti una copia cartacea di queste fatture.
per lavorare la pratica di rimborso. Quindi creano un lavoro non necessario e allungano certamente i tempi di erogazione dei rimborsi. Ripeto, in un frangente così difficile è esattamente del contrario che abbiamo bisogno, cioè abbiamo bisogno di procedure più snelle e più veloci. A livello più generale, la semplificazione secondo me è assolutamente necessaria per quello che riguarda le opere pubbliche e infrastrutturali, perché oggi una grande opera, per grande opera intendo una che richiede un investimento di almeno 100 milioni di euro, impiega mediamente quasi 16 anni per vedere la luce, e di cui 8 sono dovuti sostanzialmente a inerzia burocratica, a problemi amministrativi, eccetera. E mi ricollego a quello che diceva Guido prima, l'attrattività degli investimenti è certamente ancora presente, però dobbiamo stimolarla in termini di certezza del diritto, ma anche certezza della tempistica. Noi per esempio nel settore dell'energia, anche dei nuovi settori dell'energia solare, del fotovoltaico, eccetera, vediamo spesso dei processi autorizzativi davvero molto complessi. Vediamo un'inerzia delle regioni, vediamo provvedimenti che si fermano perché le amministrazioni si pongono dei veti incrociati. Quindi forse in questa prospettiva, lo abbiamo visto proprio recentemente, l'adozione del modello Ponte Morandi potrebbe portarci per esempio in una direzione più giusta, consentendoci di sintetizzare e coordinare i diversi interessi coinvolti, con la previsione però di una fast track per i progetti strategici di investimento. Quello è diventato un po' un modello forse in questa parte appunto di ragionamento, no? Poi insomma, perché lei ha detto semplificare la burocrazia eccetera, forse lì proprio perché delle questioni sono state risolte anche più velocemente rispetto a quello che avremmo potuto immaginare, per alcune è diventato una sorta di modello. Beh, certamente, direi che ricostruire il ponte di 2 anni, certo. Sta per essere inaugurato, assolutamente, e certamente sì. Rispetto ai nostri standard, esatto, un fiore all'occhiello, ecco, una dimostrazione che si può fare. Esatto, Marchini, ancora una cosa per lei, perché a più riprese si parla di un importante strumento di dialogo tra le imprese e l'Agenzia delle Entrate. Parliamo quindi dell'adempimento cooperativo. Io so che voi per primi, cioè siete state tra le prime realtà proprio ad aderire a questo adempimento. Le chiedo molto banalmente, però importante, come sta andando l'esperienza? Ma è un progetto a cui abbiamo sempre tenuto molto qui in Shell, perché siamo stati coinvolti sin dal 2013 nel progetto pilota, abbiamo veicolato all'agenzia nei vari colloqui la nostra esperienza maturata con regimi simili in altri paesi, per esempio nel Regno Unito, in Olanda, a Singapore, e poi abbiamo seguito anche molto da vicino la gestazione del decreto legislativo attraverso il gruppo fiscale di Confindustria. Direi che noi siamo soddisfatti della nostra partecipazione. Molto concretamente siamo riusciti a risolvere preventivamente qualche situazione potenzialmente critica dialogando con l'agenzia. E poi un vantaggio anche lì molto concreto è che in base alla legge, essendo parte dell'adempimento collaborativo, non dobbiamo presentare le garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette. E quindi questo ci consente ovviamente un vantaggio finanziario, ripeto, estremamente concreto. Tra l'altro la mia soddisfazione deriva anche dal fatto che abbiamo trovato nell'ufficio Cooperative Compliance dell'Agenzia delle Entrate, che è diretto dal dottor Zonetti, un interlocutore pragmatico, aperto al dialogo e al confronto, che ci ha dimostrato con i fatti una grande voglia di comprendere la realtà aziendale, che è così diversa diciamo da quella dell'amministrazione pubblica. Sicuramente, questo è un dato di fatto, la piena attuazione del regime richiederebbe un affinamento normativo e probabilmente anche maggiori risorse all'interno dell'agenzia. Attualmente sono qualche decina i funzionari che si occupano di cooperative compliance e ho controllato proprio l'altro giorno, le società che partecipano sono ormai 40 e sono tutte di grandi dimensioni, di complessità notevole. Quindi è normale, direi, attendersi che l'amministrazione si doti anche della struttura necessaria a fronteggiare questo uh-huh. tipo di complessità. Tra l'altro, concludo dicendo che è ulteriormente necessario per, ripeto, attuare pienamente il regime, completare
il processo di cambiamento culturale che ci deve portare sostanzialmente da una logica di contrapposizione con l'agenzia a una invece di collaborazione con l'agenzia. Ed è una cosa che riguarda sia i funzionari dell'agenzia sia proprio i contribuenti. Ok, ecco, faccio ancora una domanda a Beretta e poi torno da Petraroli anche per una conclusione abbastanza corposa che ci farà accendere i riflettori su tante questioni che abbiamo già toccato, ma che magari invece bisogna approfondire ulteriormente. Beretta, torno da lei per questo motivo, perché invece in realtà Prismia non risulta tra le imprese che hanno aderito a questo adempimento cooperativo. Le chiedo perché, ma in realtà le chiedo in modo più ampio quali sono a suo parere svantaggi e vantaggi di questo. È corretto, Prismia non è in adempimento cooperativo con, diciamo, per un motivo molto semplice. Esistono dei limiti dimensionali, noi potremmo entrare con alcune delle società italiane, non con tutte. I limiti dimensionali adesso sono stati recentemente abbassati a 5 miliardi e la norma prevede addirittura che si arrivi ad abbassarli fino alle società con fatturato a 100 milioni, quindi sicuramente entreremo con tutte prima o poi. Noi ci siamo focalizzati immediatamente sul tax control framework, cioè il sistema di gestione, di misurazione, di relazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, perché è un prerequisito per entrare in cooperative e fin dal 2016 per noi è una priorità la gestione del rischio fiscale, quindi siamo subito partiti con diciamo, la gestione del rischio fiscale in maniera integrata nei processi aziendali. Noi riconosciamo il valore chiaramente della cooperative compliance, prima di tutto secondo me il CCF, e la cooperative compliance darebbe in più il fatto di avere aumentare il livello di certezza nell'interlocuzione con l'agenzia delle entrate, che chiaramente ci attrae molto, ma secondo me come svantaggio o forse mancato vantaggio al momento c'è il tema del sistema sanzionatorio. Chi entra in cooperative compliance ha ancora l'applicazione di sanzioni amministrative e sanzioni penali. Su questo punto richiamo nuovamente il piano Colao, perché mi sembra molto interessante il fatto che si indichi come un'iniziativa da attuare subito, perché non richiede, diciamo, budget, se non forse quello che citava Emanuele in termini di risorse da parte dell'Agenzia delle Entrate, cioè di incentivare ulteriormente, dare impulso all'adozione del tax control framework, non tanto dell'adempimento cooperativo. Quello che è importante è che le aziende inizino a gestire il rischio fiscale, avere dei presidi all'interno dei processi aziendali. Questo impulso verrebbe dato e verrebbe, diciamo, ulteriormente dato secondo, diciamo, appunto la proposta del piano Colao, attraverso l'eliminazione di tutte le sanzioni sia amministrative che penali. Personalmente, in un rapporto quale deve essere quello di cooperative compliance, di collaborazione e fiducia, credo che sia la base della fiducia. Quindi, questo è sicuramente qualcosa che auspico che a breve, visto che è un'iniziativa da attuare subito, venga posto. Beh, poi ecco, anche la fiducia, voglio dire, si è parlato tanto di fiducia, è una delle parole chiave di questo periodo, no? Per guardare la ripartenza reale, effettiva, ecco, Beretta. Esattamente, questo è importante. Insomma, la fiducia credo che, insomma, sia quello che dia la svolta sì. Anche al rapporto con l'Agenzia delle Entrate. Diciamo che sempre nella vita è così, se vogliamo dire in modo più sociale in generale, ma insomma figuriamoci quando si parla di ripartenza dell'economia. Allora, Petraroli, come detto, vengo da lei perché insomma, mi piacerebbe un po' tirare i fili di questa discussione che abbiamo fatto, discussione ovviamente formativa, perché io mi sono segnata un po' tutti i vari provvedimenti che a livello governativo sono stati messi in atto dall'inizio della pandemia ad oggi, con tutto quello che si è incastrato strada facendo. Chiaramente bisognerebbe starci ore a parlare di tutto quanto, però io ovviamente mi sono segnata il decreto salva economia, che ha previsto una serie di sospensioni in termini fiscali, il cura Italia naturalmente, che si focalizzava su logiche di potenziamento delle misure economiche, il decreto liquidità, che ha introdotto invece una serie di disposizioni di accesso al credito per le imprese, e poi abbiamo parlato dell'ultimo, il decreto rilancio, che ha introdotto questi provvedimenti urgenti in materia di sostegno al lavoro e in generale all'economia. A questo punto, dottor Petraroli, quali sono stati a suo parere i principali interventi fiscali introdotti e quali, secondo lei, secondo voi, quelli invece mancanti e quali saranno quindi gli effetti ad essi connessi? Quindi entrambe le situazioni, no? Quelli già in essere, effetti che potranno avere, quelli invece mancanti, effetti che potranno verificarsi proprio per questi gap mancanti. Sì, allora, senza voler interpretare i colleghi,
diciamo che strutturali nessuno, questo ecco, volevo essere ecco. molto chiaro, sì. no, nel senso che interventi strutturali non ce ne sono, qui parliamo di fisco, non parliamo sì. di cassa integrazione, parliamo sostanzialmente di fisco, strutturali non ce ne sono. Quelle che i punti che sono venuti fuori da Laura ed Emanuele sono molto interessanti, cioè io parto ancora, allora, la riforma della giustizia tributaria, siamo proprio sicuri che abbiamo bisogno 2 anni, ci sono 2 proposte in Parlamento che giacciono da un po' di tempo, vedere, guardiamole se sono buone o non sono buone. È chiaro che c'è un'estrema confusione sulla materia, però è chiaro che la riforma della giustizia tributaria è arrivata, è un punto al quale noi non possiamo più demandare ancora al tempo, a 2 anni. 2 anni sono troppi. Provocatoriamente dico che secondo me bisognerebbe pensare a una seria pacificazione fiscale, nel senso che, come ci siamo incontrati già, no, come dicevo nell'ultima volta che ci siamo incontrati con voi alle fonti, a ottobre tutto accadrà, nel senso che ci saranno probabilmente gli imprenditori con i forconi per strada, e quindi bisogna intervenire seriamente. La pacificazione fiscale, poi non piace il termine condono, non condono, ma per come siamo arrivati forse converrebbe fare una seria valutazione sul tema. Anche per poi dopo magari arrivare a quel discorso che faceva Laura e Emanuele, la cooperative compliance, come trovarsi bene, non bene, la tematica delle sanzioni. Però è chiaro che occorre avere un punto di partenza molto, molto chiaro e definito. Faccio solamente, è di questi giorni l'entrata in vigore della direttiva tramite il decreto legislativo, quella che è per la risoluzione delle controversie in ambito europeo. Cioè, ci sono delle strutture, ci sono delle indicazioni da parte dell'Europa al fine di trovare, diciamo, un senso comune anche alla tematica del fisco. Però è chiaro che occorre una partenza importante e diciamo che faccia chiarezza su quelle che sono le situazioni del passato. A mio parere è molto difficile poter pensare a continuare a perseverare in questa situazione senza entrare dentro seriamente in una riforma della giustizia tributaria. Il discorso che faceva Emanuele sulla semplificazione, è vero, stiamo andando ancora in un mondo ancora più complicato, no? Perché la 231, la direttiva PIF di settimana scorsa, il penale tributario adesso nella 231, è chiaro che quello è un mondo che comunque, evidente DAC 6, è un mondo che comunque tenderà sempre a complicarsi di più. Un'ultimissima cosa, non è chiaro nemmeno dove andiamo, nel senso, al di là che era notizia poi che si leggeva da qualche parte qualche giorno fa, oggi sul Sole 24 Ore e sul Corriere della Sera c'erano degli articoli sulle sentenze, quella di Apple in Irlanda, il tema della digitalizzazione, la web tax, siamo ancora veramente in alto mare su queste tematiche. E se non ci sarà un chiarimento anche su queste tematiche, purtroppo il rischio nostro è quello di essere sempre poi al traino, essere sempre gli ultimi, con le limitate risorse che effettivamente il paese oggettivamente ha. Nel senso, scusate, l'ultimissima cosa. Sì, prego, prego. Mi ricordo, mi rimase molto impressa nella mia precedente esperienza lavorativa, quando appunto ero con il professor Fantozzi, che
aveva avuto come incarico quello di essere il ministro delle finanze. Io molto, ancora 15-16 anni fa, in maniera molto naif, gli dissi: ah, ma professore, ma forse sarebbe necessario rendere deducibili, le spese del dentista, far sì che l'evasione, no? Il tema è, non dobbiamo pensare che l'Agenzia delle Entrate o comunque i tecnici, dei ministeri non siano assoluti, non sappiano perfettamente queste cose. Il tema qual è? Il tema sono le limitate risorse del paese. Nel momento in cui tu intervieni con una drastica riduzione delle aliquote, tu comunque il mese successivo hai una tematica di dover comunque erogare servizi ed erogare Certo, anche è no, certo, stipendi. è E quindi certo. chiaramente questo è esattamente, cioè i tecnici del ministero ci impiegano 10 minuti a vedere gli effetti e effettivamente non è che sia possibile poi andare in cantina e stampare moneta. Quindi noi viviamo anche in un contesto che non è la Germania e se vogliamo non è nemmeno la Francia. No, Ecco. ma lei guardi, Petraroli, cioè, magari avrei a dire qualcosa d'altro, però è un po' il tema della coperta che è corta, no? E allora da una parte si dà da una parte ma si tira dall'altra. Le risorse così esigue per il nostro paese. Prima lei ha iniziato il suo discorso dicendo: beh, ma tra un po', se qualcosa non cambia, adesso io lo sto riassumendo molto, si vedranno gli imprenditori in strada con i forconi. Però il problema dell'Italia è proprio questo, che io mi auguro che non accadrà mai, no? Che si scenderà in piazza con i forconi. Però da qualche parte bisognerà poi far sì che le risorse possano aumentare, e torniamo con un discorso circolare anche all'apertura della nostra tavola rotonda. Cioè, affinché l'Italia possa diventare attrattiva, altrimenti ci pieghiamo su noi stessi, no? Poco importa tutto quello che viene fatto poi di altro, se non risolviamo i problemi delle fondamenta, perché poi si tratta di quello, no, Petraroli? Sì, assolutamente corretto, assolutamente. Però contro la coperta corta cosa si potrebbe fare? Non lo so, cioè, ci vorrebbe, è una domanda altro che da 1 miliardo di dollari, ancora di più. Lo Mi fa so, dire una cattiveria, non lo so. bisognerebbe cambiare la testa degli italiani. Ah, beh, no, ma non è, guardi, non è una cattiveria. Lei l'ha detto in modo un po' tranchant, ma quando noi parliamo spesso, no, della mentalità che dovrebbe essere modificata, ma che nello stesso tempo è la parte di noi che è più complicato da modificare. Cioè, anche in tutti i giorni le abitudini sono dure a morire, no? Sì, è comunque, voglio dire, il nostro è comunque un paese che ha delle, adesso al di là di tutto, ha comunque delle sane fondamenta, Prysmian è sicuramente, voglio dire, è una grande impresa, ma il tessuto italiano è un tessuto comunque anche di piccole e medie imprese che sono assolutamente sane e che rappresentano l'eccellenza del paese. È chiaro che comunque andrebbero maggiormente aiutate perché lavorano effettivamente in condizioni Eh molto, sì, eh sì. molto difficili, è inutile nasconderlo. Esatto. Ecco, solo proprio in 10 secondi ciascuno, anche gli altri miei ospiti, esatto, insomma, è difficile agire con questi pochi aiuti, insomma, per le imprese italiane, proprio a chiusura della tavola rotonda. Prego, Beretta, parta pure lei. Sì, io ho sentito il commento di Guido sul fatto che la riforma tributaria, la riforma, la giustizia dovrebbe avvenire subito. Io Sì. sinceramente per una firma se venisse in 2 anni, nel senso che ne sentiamo parlare da 20 anni, Anche di la più, cultura forse. la cambi nel momento in cui inizi. Da qualche parte bisogna iniziare da fuori, credo, no? Sì, Se almeno sì. la cultura tra contribuente e autorità fiscale cambia, io credo che forse possa anche cambiare la cultura italiana. Ok, Emanuele Marchini. Sì, Marchini? Mi sentite? Ecco, adesso sì, Sì. prego. Un commento No, anche a lei in dicevo, chiusura. sono certamente d'accordo anche con Laura e con Guido. Bisogna un pochino cambiare un pochino la testa e probabilmente essere meno resistenti al cambiamento. In Italia è molto difficile cambiare le cose, però, lo diceva anche prima Guido, è un dato di fatto, ormai questo è un mondo che corre veloce, molto veloce, e noi forse abbiamo ancora delle abitudini un po' vecchie e un po' datate.
E su questo sì. forse dovremmo essere noi un po' tutti insieme a fare uno sforzo in più verso il cambiamento, verso la modernità. Dobbiamo essere un po' più innovatori. Ci hanno detto che questo periodo effettivo di lockdown e post-coronavirus abbia dato una spinta in avanti da quel punto di vista. Dobbiamo essere però noi come paese, come sistema paese, a recepire al 100% le sfide, insomma, non solo nell'emergenza, perché poi questa è un'altra, almeno mi permetto di dirlo, ma credo anche di riassumere un po' i concetti che sono emersi, anche un'altra nostra pecca, una pecca del paese, quella di sapere esattamente che cosa dobbiamo fare, ma poi la direzione da prendere sembra sempre più un miraggio, no? Perché ci sono tutte delle non facilitazioni che impediscono il cammino. Petraroli, d'accordo, poi vi saluto. Sì, assolutamente. Noi aspettiamo sempre che qualcuno ci indichi la strada. Ecco, invece no, dovremmo saperla noi ormai la strada, voglio dire. Va bene, abbiamo anche un po' sdrammatizzato sul finale, ma credo che sia importante, no, guardare anche con questo approccio al futuro e cercare di uscire però dall'impasse che ci portiamo un po' appresso da tanto tempo. Allora, io ringrazio Laura Beretta, Prismian, grazie. Grazie, grazie a lei. Saluto Emanuele Marchini, Italy Shell Italia. Grazie, E a saluto voi. naturalmente Guido Are Petraroli, Managing Partner LED Taxand. Grazie per Grazie essere a stato con voi, me. arrivederci. Ciao Laura, ciao Emanuele. Grazie, grazie. Tra poco noi Arrivederci. torniamo con Arrivederci. la terza e ultima tavola rotonda. Cercheremo di fare un passo ulteriore, cioè di mettere un po' insieme tutti questi elementi che abbiamo via via analizzato ormai in questa ora e mezza che è volata, devo dire. Quindi ultima mezz'ora ancora interessante, restate con noi dopo la pubblicità. Eccoci ancora in diretta 17.02 per questo lungo pomeriggio dedicato al main event della nostra Tax TV Week, le settimane monotematiche che Le Fonti decide di organizzare proprio per la ripartenza nella nostra economia. Noi siamo focalizzati su tutti i temi economici che vanno dalla macroeconomia all'economia reale, alla finanza, al trading e ovviamente in questo contesto, dopo il periodo di lockdown, dopo l'emergenza coronavirus, è importantissimo andare ad analizzare settore per settore per comprendere come fare a dare rilancio al nostro paese. Vedete, sul nostro sito trovate tutte le informazioni necessarie nella sezione eventi. Questa è la settimana che stiamo percorrendo insieme con Restart Economy, scenari di fiscalità nazionale e internazionale. Saluto anche tutti gli amici che ci scrivono e si fanno sentire, ci chiedono anche rispetto a ulteriori progetti e programmi che abbiamo, arriverà tutto, vi dico solo questo perché c'è chi fa delle domande specifiche, vedrete che piano piano risolveremo tutti i vostri interrogativi. Quindi grazie per essere con noi sempre numerosissimi. Allora, abbiamo parlato nelle precedenti tavole rotonde di alcuni scenari che sono stati aperti dai decreti legislativi messi in campo dal nostro governo proprio per andare a parare la situazione dopo il periodo di lockdown e immersi nell'emergenza coronavirus. Noi continueremo a parlarne anche in questa ultima parte del nostro main event, però prendendo in considerazione un settore che diciamo, lo abbiamo già detto in apertura di questa settimana dedicata proprio al mondo fiscale, rappresenta un importante volano economico e mi sto riferendo al settore immobiliare. Chi ci ha seguito tutta settimana si sarà accorto che proprio in apertura della settimana proprio dedicata a questo argomento fiscale, abbiamo dedicato una tavola rotonda intera proprio al comparto immobiliare. Vogliamo ritornarci anche qui, però con sulle spalle tutti i ragionamenti fatti fino in questo momento. Allora, saluto Nicola Bottino, Tax Manager di Aedes SIC. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, saluto anche Francesco Mantegazza, partner di Pirola Pennuto Zeia Associati. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio a tutti, Allora, grazie. partiamo proprio da Bottino, perché proprio con particolare riferimento al settore immobiliare, perché di questo parliamo nella ultima tavola rotonda, mi piacerebbe capire quali sono le misure fiscali più significative per le imprese italiane che possono essere anche recepite in modo più significativo, contenute nei vari decreti del nostro governo che abbiamo già elencato, quindi Cura Italia, liquidità e in ultimo rilancio che è stato approvato proprio nella giornata di oggi, che quindi è legge in modo ufficiale. Bottino. Bene, ma senza la pretesa di essere esaustivo, possiamo raggruppare
i recenti interventi volti a ridurre il carico fiscale e a far ripartire le attività in tre categorie: i crediti d'imposta, gli incentivi fiscali per l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana e le rivalutazioni. Partendo dai crediti d'imposta, l'articolo 65 del Pur Italia aveva già introdotto un credito d'imposta pari al 60% dei canoni di locazione del solo mese di marzo, sostenuti in relazione alle locazioni di negozi e botteghe che ricadevano nella categoria catastale C1. La misura era rivolta solamente agli esercenti attività di impresa che hanno dovuto chiudere l'attività per la pandemia nel marzo 2020. Successivamente il decreto rilancio ha introdotto un nuovo credito d'imposta con un ambito più ampio. Il credito d'imposta è pari sempre al 60%, 30% nel caso di affitto di ramo d'azienda, 30% dei canoni di locazione o di affitto sostenuti appunto dalle imprese e dai professionisti che abbiano ricavi non superiori ai 5 milioni di euro e che abbiano subito una diminuzione del fatturato del 50%. Sì. Il credito d'imposta è commisurato ai canoni corrisposti al locatore nei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre in caso di attività stagionale nei mesi di aprile, maggio e giugno. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente. Con le modifiche adesso approvate dalla Camera in conversione, il credito d'imposta è esteso, anche se in misura minore, 20% e 10% per affitto di ramo d'azienda, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, che abbiano però ricavi anche superiori ai 5 milioni di euro. Sempre il decreto rilancio ha introdotto il credito d'imposta per l'adeguamento per gli ambienti di lavoro e per la sanificazione. Ma la cosa più importante di questo decreto rilancio è che ha introdotto fino al 31 dicembre del 2021 la possibilità per i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui abbiamo parlato di optare in luogo dell'utilizzo diretto per la cessione dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi di fatto gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Poi, durante appunto l'esame alla Camera, è stato precisato anche che la cessione può essere effettuata nei confronti del locatore a fronte di uno sconto pari all'ammontare del canone da versare. Sì. Ecco, la seconda categoria di interventi riguarda invece gli incentivi fiscali per l'efficienza energetica. Il decreto rilancio qui rafforzato al 110% le agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici che siano effettuati dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. Mi riferisco all'eco bonus, al sisma bonus, sul fotovoltaico. Nel corso dell'esame in commissione diciamo che l'agevolazione è stata modificata ed estesa, in particolare per le persone fisiche le agevolazioni, è stato chiarito, si applicano anche sulla seconda casa. Però diciamo che anche a seguito della revisione in sede di conversione sembra che la norma indichi quali destinatari dell'agevolazione le persone fisiche e i condomini, dimenticando in qualche modo le imprese. La terza e ultima categoria di interventi concerne le rivalutazioni. La disposizione più interessante qui è la rivalutazione gratuita degli immobili dei settori alberghiero e termale, che è stata introdotta dal decreto liquidità. Questa consente di aumentare di fatto il patrimonio netto contabile della società mediante l'iscrizione tra le voci del patrimonio netto di una riserva di rivalutazione. L'aumento del patrimonio netto contabile dovrebbe consentire di coprire almeno in parte la perdita dell'esercizio 2020 causata dal lockdown. È interessante perché per la rivalutazione non è dovuta alcuna imposta sostitutiva ed è prevista solo l'imposta sostitutiva per l'affrancamento della riserva in sospensione derivante dal saldo attivo di rivalutazione. In linea di principio il valore rivalutato degli immobili sarà rilevante ai fini della disciplina delle società di comodo e questo, poi lascio a Francesco ulteriori approfondimenti, potrebbe essere un problema. Okay. La medesima norma ha previsto anche la possibilità di operare il cosiddetto riallineamento a titolo gratuito, che permette di fatto il riconoscimento anche ai fini fiscali dei maggiori valori scritti in contabilità. Ed è interessante perché questa si applica anche alle società che applicano i principi contabili internazionali.
una osservazione critica, diciamo la formula operante nel settore alberghiero include i soggetti che esercitano l'attività di impresa alberghiera e allo stesso tempo sono proprietari degli immobili utilizzati in tale attività. Ci si domanda se la norma sia applicabile anche nel caso di separazione tra la proprietà dell'immobile e l'attività alberghiera, la gestione. In via interpretativa la rivalutazione dovrebbe essere consentita anche ai gruppi di imprese in cui ci sia una società proprietaria dell'immobile e altre società che gestiscono le attività. Questo un po', poi sì, naturalmente sono state anche prorogate altre alcune leggi di rivalutazione. Certo, guardi, le tre diciamo macro aree. Le faccio io una domanda allora un attimino più specifica per poi passare a Mantegazza, perché Aedes è una società quotata, no? Mi piacerebbe capire proprio per questo motivo, entrando nello specifico della vostra attività, quindi parlando di voi, non tanto del settore in generale, se ritenete soddisfacenti le misure messe in campo. Ma allora, si tratta innanzitutto di una decretazione d'urgenza alla quale non può essere demandato il compito di una riforma della fiscalità immobiliare che da tempo e da molti è auspicata. Per quanto ci riguarda, pur apprezzando gli interventi, da una prima analisi dei provvedimenti emerge che il ruolo svolto nel settore immobiliare e dell'edilizia dagli investitori professionali, quali noi siamo come SIC, ma anche dai fondi immobiliari, non è forse ancora tenuto sufficientemente in considerazione dal legislatore, specie in un contesto macroeconomico come questo, dove c'è necessità di investimenti. Gli interventi normativi recenti sembrano rivolti a agevolare di fatto soggetti e fattispecie tradizionali, quali l'impresa di costruzione che costruisce e contestualmente possiede l'immobile oggetto dell'intervento di costruzione, oppure l'albergatore che possiede sia i muri sia la licenza con cui l'albergo opera, e non si è tenuto conto e non si è tenuta in considerazione l'ormai elevata specializzazione di ruoli e professionalità presente nel settore immobiliare. Infatti è sempre più netta la separazione tra il soggetto che possiede l'asset e chi lo utilizza nella propria attività. Il modello che prevale oggi è quello delle imprese immobiliari di grandi dimensioni o medio grandi e specializzati in prodotti specifici, uffici, shopping center, alberghi. In ambito europeo, ad esempio, queste imprese hanno sovente assunto la forma dei REITs, Real Estate Investment Trust, che sono società per lo più quotate in grado di attrarre risorse finanziarie da investitori in virtù della specifica regolamentazione fiscale e di obblighi in termini di trasparenza e comunicazione che li rendono attrattivi per gli investitori istituzionali. In Italia questo dovrebbe essere il ruolo della SIC, EPRA, che è l'Associazione Europea delle Imprese di Real Estate Quotate, già nel 2018 evidenziava l'esistenza di 71 REITs quotati in 13 paesi dell'Unione Europea, e questi gestivano già 300 miliardi di euro di patrimonio immobiliare. Lei mi chiede che cosa si sarebbe diciamo potuto fare con riferimento alle misure che abbiamo appena visto. Sì, certo. Si sarebbe forse potuto allineare il credito d'imposta sulle locazioni previsto per il settore retail a quello previsto per il settore alberghiero, eliminando il limite dei 5 milioni di ricavi e allineando la misura percentuale del credito. Si sarebbe potuto ad esempio prevedere una generalizzata esenzione dell'IMU per gli immobili in ristrutturazione, questo sarebbe in linea con tutte queste nuove disposizioni che stanno introducendo volte al recupero del suolo. E infine diciamo si sarebbe potuto stabilire che la rivalutazione gratuita prevista per il settore alberghiero si applicasse anche a chi possiede solo i muri e non solamente al proprietario dei muri che è anche gestore dell'albergo. Ok, chiarissimo. Sì, prego, stava concludendo, prego. No, con questo concludo. Ah, ok, perfetto, pensavo stessi aggiungendo qualcos'altro. Allora, vado proprio da Francesco Mantegazza per tornare sulle misure fiscali più significative, no? Che sono state emanate dai decreti principali governativi che abbiamo già elencato più volte. Allora, anche nelle tavole rotonde precedenti, ma anche dalle parole di Bottino, insomma, è emerso che forse ci voleva più coraggio. Abbiamo usato questa parola non adesso, non l'ha usata Bottino, ma è stata usata nelle tavole precedenti. Quindi forse,
per quanto riguarda gli interventi relativi al settore immobiliare, diciamo che ci potevano essere più interventi mirati ad incentivare gli investimenti, quindi a dare proprio questa spinta di cui stiamo parlando. Quali sono gli ambiti, e questa è la domanda che rivolgo a lei, su quali si potrebbe lavorare maggiormente in modo più efficace da questo punto di vista, cioè per sviluppare gli investimenti? Chiaramente magari le chiedo in una prospettiva di medio-lungo termine, no? Per guardare oltre. Allora, buongiorno. Sicuramente, trarrai spunto da quello che ci siamo appena detti in termini di interventi normativi che nell'ambito dell'emergenza Covid sono stati emanati. Uno di questi è quello dell'ecobonus maggiorato al 110% del superbonus, che è evocativo di un interesse che il legislatore ha dimostrato in tempi recenti per tutto quello che è lo sviluppo di iniziative finalizzate al recupero del patrimonio edilizio esistente in una prospettiva di efficientamento energetico e di miglioramento degli edifici in logica antisismica. Bene, questo scopo, che è sicuramente lodevole e che peraltro si contestualizza nell'ambito di un più ampio disegno che deriva da una direttiva di carattere europeo che ha posto nell'efficienza energetica e quindi in tutto quello che ne consegue anche in termini di consumi e di conseguenza di tutela dell'ambiente, un punto importante di carattere programmatico. Allora, quando guardiamo agli interventi, per esempio quelli del decreto rilancio in materia di ecobonus 110%, ci rendiamo conto, lo diceva prima Bottino, che i destinatari di questi interventi sono sostanzialmente i privati. Ne rimangono sicuramente esclusi gli operatori istituzionali del settore immobiliare e in generale gli investitori. Allora, quando lei diceva prima, forse è mancato un po' di coraggio, ma allora sicuramente quando si introducono norme di carattere agevolativo, uno dei vincoli che rimangono, che ci sono e che vanno sicuramente rispettati sono quelli delle coperture, e questo non sfugge. D'altro canto, però, se si vuole ragionare in una logica di lungo periodo, probabilmente va anche preso coscienza del fatto che le norme di carattere agevolativo che sono tese a finalizzare gli investimenti, presuppongono anche una capacità di investimento. Allora, se quella capacità di investimento viene in qualche modo demandata al settore del privato, sicuramente può subire un certo rallentamento o sicuramente può non conseguire l'obiettivo principale, cioè quello di sostenere nel lungo termine la crescita anche in termini di PIL e di crescita dell'economia reale. Allora, forse il ragionamento da fare sarebbe quello di andare a pensare che estendere la platea dei destinatari di determinate norme agevolative per andare a catturare anche gli operatori istituzionali e gli investitori non necessariamente significa perdere gettito. Forse nel breve termine sì, ma sicuramente nel lungo termine ha un effetto virtuoso perché stimola i nuovi investimenti e nello stimolare i nuovi investimenti, gli interventi sui nuovi investimenti va anche a stimolare la crescita. Allora, in questo il 110% dell'ecobonus non ha colpito esattamente il bersaglio e del resto non sorprende più di tanto se pensiamo che il super bonus, l'ecobonus 110% in realtà altro non è che una versione rafforzata di un qualcosa che nel nostro ordinamento è noto da molto tempo, generalmente con il nome di ecobonus o di sisma bonus. Un beneficio che doveva essere destinato sia a persone fisiche che a imprese, e che purtroppo per una interpretazione restrittiva della norma fornita dall'Agenzia delle Entrate si è visto di fatto svilito completamente nella sua portata, cioè nella sua capacità di incidere davvero sugli investimenti, ed è stato sbloccato solo dopo un contenzioso che è durato quanto? Forse 10 anni. Allora, il classico esempio nel quale a fronte di una norma che nella sua portata iniziale, nel suo intendimento, è sicuramente lodevole, sicuramente propositiva, è sicuramente utile, gli operatori devono aspettare il decorso di un contenzioso tributario quasi decennale prima di poterlo tradurre in azioni concrete. Certo. Ecco, Mantegazza, io immagino ci siano poi anche altre macro aree sulle quali si può agire, insomma, per porre intenzione, per incentivare e per dare questa spinta al settore immobiliare. Penso però, me lo deve dire lei, che siano anche potenzialmente numerose. Riusciamo a fare un riassunto appunto in breve per capire dove si potrebbe agire? Allora, sì, lo diceva lei, le aree sono sicuramente numerose, proprio perché sono numerose probabilmente
sarebbe bello se si riuscisse a fare, pensare ad un intervento di carattere organico e trasversale. Il nostro sistema tributario è fatto di imposizione diretta, imposizione indiretta e imposizione sulla mera proprietà, in particolare quando si parla di settore immobiliare. Allora, se parliamo di imposizione indiretta, per esempio, una delle aree sulle quali lavorare potrebbe essere proprio quella connessa alle imposte sui trasferimenti. Oggi, quando un operatore, parlo nuovamente degli istituzionali perché sono forse i grandi esclusi dalle manovre recenti, quando un operatore, un investitore istituzionale si approccia ad un investimento e fa valutazione di carattere economico, trova sul campo un'imposizione di trasferimento che può arrivare fino al 9%, mi riferisco alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Allora, se vogliamo seguire il filone del recupero del patrimonio edilizio esistente, viene a mente una recente norma introdotta dal decreto crescita, in base alla quale se vengono acquistati interi edifici al fine della successiva ristrutturazione in una logica di miglioramento energetico e antisismico, le imposte di trasferimento vengono azzerate. Strano però pensare che questo regime si applica solo se chi effettua l'investimento si propone poi di vendere il tutto nell'ambito dei 10 anni successivi. Allora la domanda è: perché non agevolare anche chi sviluppa e recupera per poi andare in locazione? Certo. Prima domanda. Seconda domanda: perché, secondo l'interpretazione sempre dell'Agenzia delle Entrate, in merito a quella che è la portata effettiva della norma, rimangono esclusi da questa norma soggetti importantissimi del mercato immobiliare come i fondi immobiliari? Altro, e quindi anche lì, altro esempio di norma lodevole nel suo intendimento, ma assai lontana dall'andare a conseguire i risultati concreti che potrebbe conseguire. Altre norme ci derivano dal passato, basta pensare, lo citava prima, ne ha fatto menzione prima Nicola Bottino, basti pensare alle società di comodo, alla disciplina delle società di comodo, una norma che è nata e probabilmente aveva buon motivo di nascere in un contesto nel quale la preoccupazione era quella di impedire che i privati dislocassero in un contesto di imprese immobili poi utilizzati ad uso personale. Bene, la finalità della norma è sicuramente legittima, sicuramente giusto che ci sia, altrettanto giusto pensare però che chi opera in un contesto istituzionale non si debba confrontare con un set normativo che è disegnato per andare a catturare fattispecie che non gli sono comuni e che quindi alla fine altro non rappresentano che un ostacolo al normale svolgimento degli investimenti. Per non parlare poi della possibilità di mettere mano all'IMU. L'IMU è sicuramente una delle principali fonti di gettito per il nostro Stato, ma non possiamo dimenticarci che, essendo una delle principali variabili nella valutazione di un investimento di carattere immobiliare, il peso che questa ha, e direi un peso indiscriminato a prescindere dalla tipologia di investimento o di miglioramento che viene apportato agli immobili, forse potrebbe essere oggetto di rivisitazione per andare a premiare chi ancora una volta investe per migliorare il patrimonio edilizio esistente e quindi non solo cura il proprio interesse, ma sicuramente aiuta anche a conseguire un interesse di carattere generale. Questo è importante, c'è cioè una catena insomma che poi diventa virtuosa per tutto il paese, non solo per la persona in sé, no? Mantegazza, è quello il punto. Penso che questa sia esattamente l'idea che dovrebbe passare. Sicuramente quando parlo di investitori istituzionali parlo di soggetti che tendono a massimizzare il proprio investimento, e questo è nei fatti, ma è altrettanto vero che leggerli come soggetti incapaci di creare valore per la comunità, per lo Stato e in ultima battuta anche per il gettito, credo che sia una visione parziale e che non premia poi la realtà dei fatti, quindi assolutamente sì. Bene, bene, ottimo spunto. Bottino, torno da lei per provare a questo punto a capire, lo diceva lei nel suo intervento primo e poi l'ha ripreso anche comunque Mantegazza, cosa si potrebbe fare per il rilancio delle SIC che in Italia non hanno avuto lo stesso successo di altri in altri paesi, insomma, questo è un po' il senso della questione. Sì, certamente. Allora, si potrebbe pensare ad almeno 4 interventi. I primi 3 importanti per allineare la disciplina delle SIC italiane a quella degli altri REITs europei. Sì. Innanzitutto si potrebbe proporre di abbassare al 51% l'attuale limite minimo del 95% di partecipazione della SIC in una SINC. La SINC è la società veicolo delle SIC.
La previsione dell'attuale percentuale di partecipazione così elevata, oltre a non essere in linea con quanto previsto per i RIS in altre legislazioni, non ha peraltro motivazioni di tipo inclusivo. Pertanto diciamo che l'abbassamento della percentuale consentirebbe l'utilizzo della società di investimento immobiliare non quotata, la SINC, anche per l'implementazione di club deal, diciamo di joint venture tra SIC e altri operatori, appunto a condizione che il controllo sia sempre in mano a una o più SIC. Questo è un primo punto. Sì. Un altro punto potrebbe riguardare le ritenute. Attualmente le SIC sono tenute all'applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti se l'investitore è un fondo pensione o un OICR non istituito in Italia. Occorrerebbe qui una misura volta a estendere anche alla SIC, come già avviene per i fondi immobiliari e la SICAF immobiliare, l'esenzione della ritenuta sui dividendi distribuiti a questi fondi pensione o agli OCR istituiti nell'Unione Europea o stati cosiddetti inclusi nella white list dei paesi che consentono lo scambio di informazioni. Questo a cosa serve? Serverebbe al fine di incentivare l'investimento in SIC da parte di, come diceva appunto il collega Francesco Montegazza, da parte di quegli investitori professionali, anche esteri, e in modo da sviluppare il settore immobiliare quotato e superare peraltro anche profili di contrarietà alla disciplina della libertà di stabilimento in ambito comunitario che questa particolare disposizione sulle ritenute pone. Terzo e altro tema è quello del regime delle stabili organizzazioni, le branch italiane dei REITs europei, che è penalizzante rispetto a quello previsto per analoghe strutture diciamo europee. Infatti l'attuale disciplina italiana prevede che gli utili prodotti dalla branch, invece di essere esenti, come regime la SIC, da imposizione, siano assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20%. Si potrebbe pensare di introdurre ad esempio una esenzione dal reddito realizzato dalla branch, come avviene in Francia e Olanda, oppure una riduzione dell'imposta sostitutiva, questo per favorire proprio l'arrivo di nuovi REITs in Italia. E infine, diciamo l'ultimo punto, più semplice, si potrebbe pensare poi a un intervento normativo volto a consentire di applicare le imposte ipotecarie e catastali nella misura ridotta, quella dimezzata del 2%, non solo in sede di acquisizione degli immobili da parte delle SIC e delle SINC, ma anche in sede di dismissione. Tale intervento, diciamo che oltre a rimuovere una differenza con i fondi immobiliari, sarebbe coerente col riconoscimento di quanto ha fatto il decreto Sbocca Italia, cioè del fatto che la rotazione del portafoglio immobiliare costituisce la fonte di autofinanziamento della SIC e pertanto anche appunto la dismissione rientra nell'alveo della gestione esempio. E questo più o meno sono i quattro punti. Sì, i quattro punti fondamentali che insomma possono mettere a confronto le due cose. Allora io andrei da Mantegazza anche per cercare di avviarci verso le conclusioni, quindi con una domanda che risulta un po' più ampia ma che comprende più aspetti e che ci possono guidare insomma ancora di più a tirare le somme di tutti i ragionamenti fatti oggi. Allora abbiamo già detto più volte, ma insomma non solo in questo contesto, che l'emergenza Covid ha stravolto un po' tutto quanto, a partire dalle nostre abitudini, dai nostri stili di vita, e quindi chiaramente parlando anche di investitori si parla di una sorta di riposizionamento proprio per gli investitori per specifiche asset class immobiliari. Il residenziale rientra tra le tipologie di immobili che in qualche modo per il quale si è registrato un interesse crescente. Allora mi viene subito da chiederle se è un settore che sul piano fiscale, quindi concentriamoci proprio su questo, avrebbe bisogno di interventi mirati specifici, ovviamente indirizzate al mondo degli investitori e degli operatori istituzionali. E poi, ovviamente, se sì, quali potrebbero essere quelli più, cioè gli aspetti sui quali intervenire principalmente? Sì, il mercato residenziale rappresenta un asset class che già prima del Covid era di interesse per gli istituzionali, per gli investitori istituzionali. Questo era un fatto. Mi risulta che l'emergenza Covid e la necessità di trovare spazi abitativi diciamo più accoglienti, più ampi e più adeguati anche alle situazioni come quella che stiamo vivendo abbiano
ad esito del periodo emergenziale abbiano mantenuto, se non fatto sviluppare, l'interesse per l'asset class. Fiscalmente parlando, purtroppo il residenziale è vittima, mi lasci dire così, di un'eredità del passato, che richiamavo prima per le società di comodo, ma che vale esattamente per il residenziale, in base al quale in buona sostanza l'immobile residenziale detenuto nell'ambito di un'impresa è un immobile residenziale che non viene riconosciuto come elemento strumentale alla realizzazione di un'attività imprenditoriale e di conseguenza di un reddito che sia determinato sulla base della contrapposizione tra costi e ricavi effettivi. In sintesi, per semplificare, oggi se un investitore istituzionale si pone nella prospettiva di uno sviluppo di carattere residenziale al fine della successiva vendita, sicuramente va a essere assoggettato ad un regime tributario che è quello proprio di chi opera in un contesto istituzionale, in buona sostanza nell'ambito del reddito d'impresa. Ma se quello stesso soggetto si pone in una prospettiva diversa, ovvero quella di un investimento residenziale che sia poi finalizzato alla locazione degli immobili, ed è una cosa che succede spesso, è una valutazione che viene fatta spesso. Perché viene fatta spesso? Perché è un dato di fatto che le abitudini abitative, gli usi, della nostra popolazione stanno cambiando e stanno a quanto pare convergendo verso uno stile abitativo che non necessariamente vede nella proprietà dell'immobile, un elemento fondamentale. In passato forse l'acquisizione della prima casa era un obiettivo. Non altrettanto sembra essere per le generazioni, diciamo, più giovani, che forse vedono, nella casa un qualcosa di più transitorio e per i quali quindi la locazione, sia per le loro esigenze di vita, sia anche forse per Certo, capacità di certo. spesa che sono mutate nel tempo, è un obiettivo e può essere una grande opportunità. Allora, se oggi l'investitore istituzionale si pone nella prospettiva di uno sviluppo poi destinato alla locazione, si trova a fronteggiare un contesto tributario che è abbastanza incomprensibile, soprattutto se visto dall'estero. Un contesto tributario nel quale non esiste la tassazione su un reddito determinato come contrapposizione tra costi e ricavi effettivi, ma una tassazione che viene determinata sulla base di dati di carattere assolutamente presuntivo e quindi quasi di carattere patrimoniale, che il più delle volte rendono antieconomico l'investimento. Allora, questo crea una netta spaccatura da un lato tra gli investitori che operano nell'ambito di impresa e altri investitori che godono di regimi tributari agevolati come i fondi, ma sicuramente a tendere penalizza non tanto il singolo investitore quanto in generale il mercato. Allora, le proposte e le soluzioni che si possono suggerire, che sono abbastanza intuitive, in primo luogo quella di ristabilire un sistema nel quale l'immobile residenziale detenuto dall'investitore istituzionale sia riconosciuto come un immobile strumentale all'esercizio di un'attività di impresa, con la logica conseguenza che il reddito conseguito dalla valorizzazione, dalla locazione, per esempio, di quell'immobile sia poi tassato, come dovrebbe essere tassato, sulla base di un risultato che pone da una parte i ricavi e poi dall'altra i costi effettivi, che consente un processo di ammortamento e tutto quello che ne consegue. Analoghe considerazioni valgono poi da un punto di vista delle imposte indirette, in particolare dell'IVA, laddove oggi l'investitore istituzionale che si ponga in quella prospettiva che richiamavamo prima, cioè quella di sviluppare un patrimonio immobiliare per la successiva locazione, si trova notevoli vincoli connessi all'IVA e in buona sostanza o sviluppa e ristruttura completamente il patrimonio immobiliare e allora può addebitare i canoni di locazione con IVA e recuperare l'IVA che ha assolto sui suoi lavori, oppure se semplicemente acquista, effettua lavori di valorizzazione ma di carattere leggero, che noi definiamo di manutenzione straordinaria, quando poi affitta l'immobile a valle si trova a fare un'operazione esente IVA che comporta la totale indeterminabilità dell'IVA assolta a monte, rendendo antieconomico l'investimento. E basti dire che poi anche per il mercato dei fruitori, cioè dei locatari, non dei locatori proprietari, mal si concilia un sistema nel quale la locazione di un immobile residenziale tra privati o al di fuori di soggetti che debitano l'IVA sconta l'imposta di registro del 2%, se invece la locazione avviene da parte di un soggetto istituzionale che addebita l'IVA, l'IVA si applica nella misura del 10%. Allora, delle due l'una, o paga di più il canone il conduttore o guadagna di meno
il proprietario, e sicuramente da qualche parte qualcuno sta perdendo. Certo. Sì, un po' quello che dicevamo prima, guardi, questo è un ragionamento diverso, però insomma la coperta è corta, quindi se si aggiunge da una parte si aggiunge dall'altra, in questo caso c'è qualcuno comunque che o da una parte o dall'altra perde, no? Insomma, ecco, infatti, quindi è bello perché stiamo terminando in realtà come abbiamo iniziato. L'abbiamo iniziato parlando delle stime sul PIL mondiale che sono ovviamente preoccupanti, dall'altra parte abbiamo messo sul tavolo tutti gli interventi fatti fino a questo momento che comunque possono anche anzi devono essere migliorati, anche perché lo diceva Mantegazza, in questo momento insomma non i benefici non arrivano solo per i singoli ma proprio anche per il sistema paese, per il paese tutto e per il mercato, perché poi in questo caso, in questa ultima tavola rotonda, ci siamo concentrati sul settore immobiliare che, lo ripetiamo, è un importante volano per l'economia poi del paese, no? E quindi insomma bisogna saper sfruttare anche tutto quello che arriva, ma recepire anche tutto quello che arriva in modo ottimale. Proprio in 10 secondi ciascuno, Bottino e Mantegazza, insomma il problema è questo, che a volte dobbiamo saper recepire al meglio le sfide e farle nostre. Bottino. Sì, ma direi che è assolutamente vero, e appunto richiamerei l'attenzione del legislatore sulla figura dell'investitore professionale per quanto riguarda il mondo dell'immobiliare e dell'edilizia. Certo, Mantegazza. Che forse un po' che forse è un po' trascurato, certo, esatto. Assolutamente. Mantegazza, la sua conclusione, poi vi saluto. Probabilmente c'è necessità di una consapevolezza, che è quella di dimenticarsi determinati dogmi o di retropensieri che in qualche modo vedono come investitore istituzionale un soggetto opportunistico che cura solo e esclusivamente i propri interessi. Sicuramente è vero, ma è altrettanto vero che se adeguatamente incentivato e posto in un contesto che gli consente di dare stimolo al sistema, altro non può essere che il volano di un circolo virtuoso. E il circolo virtuoso alla fine non si può tradurre, parlando di immobiliare, se non in termini di economia reale e quindi in ultima istanza di crescita e quindi in ultima istanza di PIL, che non volendomi spendere su temi che non mi competono, ma credo che sia uno dei temi del nostro paese quest'anno. Certo, guardate, sto proprio leggendo una notizia pubblicata pochi minuti fa a proposito del decreto legge rilancio, a proposito del super bonus 110%, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare tutte le linee guida, è stato detto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro, insomma, quindi dovremmo avere quantomeno qualche indicazione più. Cioè, quando si parla di linee guida, forse un piccolo step ulteriore è stato fatto, poi cercheremo di capire l'applicazione, perché poi è lì che magari subentrano altre resistenze, ma comunque non anticipiamo nulla, magari ci sarà modo di riparlarne, spero anche con voi. Quindi saluto e ringrazio Nicola Bottino, tax manager di Aedes SIC, grazie. E ringrazio Francesco Mantegazza, partner di Pirola Pennuto, Zei e Associati, grazie anche a lei per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Un piacere. Anche per noi. Allora, noi chiudiamo questo main event, il nostro main event della settimana, Tax TV Week, vi mostro solo dove prendere tutte le informazioni relative non solo a questa settimana, ma insomma alle altre settimane monotematiche. Guardate, qui siamo già nella schermata dedicata proprio alla settimana in corso, ma se voi andate qui sopra, vedete, trovate anche le altre già organizzate e soprattutto quelle che arriveranno. Naturalmente poi scorrendo, adesso noi restiamo su questa, ci sono un po' tutti i numeri e le attese rispetto alla partecipazione, con tutte le tavole rotonde che organizziamo e i relatori che di conseguenza si collegano con noi, appunto. Quindi insomma, abbiamo avuto davvero, anche in questo caso, questi sono i relatori di oggi pomeriggio, ha avuto tantissimi nomi che si sono confrontati su tematiche più varie in termini fiscali per quanto riguarda la settimana dedicata. Io vi ringrazio e vi saluto, un rimando a domani, alla giornata di domani, quando a partire dalle 9 ritorneremo in diretta per la lettura dei mercati come sempre, quindi seguiteci sul nostro sito, su tutte le nostre piattaforme, e vi auguro un buon proseguimento di giornata, grazie per essere stati con noi.